Amici videospettatori, buonasera. Buonasera e benvenuti in una nuova live della Blind Run di Hollow Knight. Gonnelle, Bapanada, Pantera perfino. Sì, Lysart. È una bapanadica visione, quella che vedi. Quella del countdown che parte adesso e che ci porterà verso una diretta che ha come destinazione i fottuti giardini della regina. A tra poco. Grazie Fede Vince, grazie Patatone, grazie il Bosca, 11 mesi di supporto, Sir Alcide, mi piace disegnare, Hype Train, in partenza. Grazie Chris Metal Rocker, 20 mesi insieme. Grazie Ciummi, 3 mesi insieme. Grazie Zeref, grazie mille, 23 mesi insieme, grazie per la tua di sub di qualità. Solitamente, grazie Black Malachi, mi prodigo nello speculo anche durante il countdown, ma oggi... voglio che il vuoto di Hollow Knight ci ricordi l'importanza di qualcos'altro. Il silenzio.
90% del livello 1 dell'hype train. Ancora un minuto alla chiusura e 10 secondi. 9, 8, 7, 6, 5, 4. Grazie World Drake, 3, 2, 1. Buonasera a tutti, amici video spettatori, e benvenuti in una nuova puntata della Blind Run di Hollow Knight. Live your own legend. Volevo dirlo. Buonasera. Grazie a Emiliano che si abbona per il terzo mese, grazie a Fabio che si abbona per la prima volta, grazie a Van Twitch che si abbona per il quinto, grazie a Enrico Giacomelli che si abbona per il decimo mese, livello 2 dell'hype train che sfiata, grazie a Merkaba che ci mette una donazza. Ciao Saido, senza spoilerare il finale dei Sette Fiori a chi non l'ha visto, volevo chiederti com'è stato lavorare con maestri del doppiaggio come, e non dico neanche chi siano per chi non lo sapesse, e soprattutto li rivedremo mai in un contenuto simil radiodramma sul tuo canale? Ci ho pensato, non lo so. Il primo doppiatore che hai citato, il maschio, non credo che lo rivedremo nella prossima edizione del Sette Fiori, che non si chiamerà tra l'altro Sette Fiori, mentre l'altra doppiatrice sì, sarà in verità protagonista della prossima saga, e in realtà io vorrei che fosse la protagonista della macro serie Otto Arance. Vorrei che fosse un po' la protagonista della macro serie, il collante. Ragazzi, grazie. Grazie mille. Max Power regala 5 sub. Grazie a Gesù il Nazareno che si abbona per il sesto mese. Grazie a Galtrix che si abbona per il settimo. Sì, era Balzarotti, amici miei. Cioè la voce originale sua anche nel film. La voce originale ovviamente di Balzarotti. Cioè Balzarotti è se stesso. Il torneo delle 13 angurie. No, e non... In verità c'ho il pipo un po' solleticato. Perché vi dico che il cazzetto mi fruzzica? Perché grazie a Ravenge che si abbona. Perché uno dei più grandi limiti del torneo è... Uno dei più grandi limiti è stato il dover ambientare tutte le battaglie in uno stadio, e quindi di conseguenza tutti gli snodi di trama principali in uno stadio. Adesso non è più così. Adesso in teoria, se non ci obbligheranno a stare solamente negli stadi, Violetto e Scarlatto potrebbero permettere le sfide anche con i trainer dappertutto. E questo mi porterebbe a poter espandere gli eventi di trama prossimi in maniera molto più libera. Per forza di cose le boss fight dovevano avvenire all'interno o di uno stadio o della Torre di Rose, o comunque di un background di lotta prefatto. Quindi le boss fight erano un po' limitate da questo. Di conseguenza anche la mia scrittura. Invece ora non è più così. Non è più così. In teoria. E torneo dei 7 open world, non vedo l'ora di verificare se sia o meno in questo modo. Grazie Mr. Tricky che si abbona per il secondo mese, grazie per portare sempre giochi bellissimi, è un piacere seguirti anche avendoli già giocati, anche solo per rivivere qualche emozione, mi fa estremamente piacere. Al di là della spoileranza che magari non blind portano, essere qualcuno, credetemi, voglio fare una coccola in non blind, che sennò pare che li critico sempre, i non blind che vogliono riseguire un gioco che hanno già giocato qui sono persone preziose, perché nonostante sappiano già come va a finire vogliono rivederlo attraverso i miei occhi il gioco. Proprio per questo talvolta vi chiedo, per il vostro bene, per il bene del vostro content, di non esagerare con gli indizi. Tutto qua. Grazie a Zappo che si abbona per il nono mese. Bapanada, ritorna al mio videogioco preferito con uno dei miei streamer preferiti, che dire, Pipo Ritto Max. Pipo Ritto Max a lei. Grazie a
Daniele che dice: ormai 5 mesi che riesco a contribuire con la tier 1 un minimo al sostegno di uno dei tre canali della mia santa trinità. Ti ho visto, gli altri due sono Sabaku e Every Eye, vero? Guarda che io vi vedo, vero? Ti ho visto subarti da Every Eye mentre stavo facendo Stranger of Paradise. A uno dei tre canali della mia santa trinità di Twitch che mi tiene compagnia da ormai chissà quanto tempo e mi aiuta molto nel personale. Un grazie a te, a Chiara. Grazie. Grazie a Kiro94 che si abbona per la prima volta, grazie a The Magnificent Steiner che si abbona per il 13° mese. Con Mike ci siamo fatti una lunga chiacchierata qualche giorno fa, davvero molto bella e divertente, su Attack on Titan. A quanto ho capito lui vi ha già fatto delle live su Attack on Titan e si è divertito perché io gli ho sollevato delle perplessità sul finale, non del manga, e lui mi ha detto che vi ha detto le stesse cose in live, quindi si è emozionato perché ha detto: cazzo, ma anche tu allora hai detto esattamente quello che ho detto io. Però è perché credo che io e Mike abbiamo una sensibilità molto simile per quanto riguarda la fruizione e l'assimilazione di storie. Anticipo che non mi sta piacendo e per me è un colpo al cuore dirlo, perché ritengo che Attack on Titan sia tra i migliori shonen che io abbia mai seguito, se non addirittura seinen. Però purtroppo questo finale non mi sta piacendo per niente. Questo finale, e non parlo del finale finalissimo del manga che molti di voi conoscono, io no, ma tutto quello che c'è, veramente, ragazzi, non vi dico nulla perché non voglio rovinarlo. Se non avete mai visto Attack on Titan, vi dico che le prime tre stagioni sono arte, vi daranno tra i brividi più belli che una storia animata giapponese potrà darvi, credetemi, ma dopo quarta stagione comincia a diventare un po' una contraddizione. Grazie Sifonas, immancabile le 5 sub, grazie mille, comincia a diventare un po' un gran pastrocchio. Sono sincero, un gran pastrocchio. Ah, Mike ha letto l'ultimo capitolo in live, ecco. Un gran pastrocchio e ai miei occhi, bravo Peppe. Peppe 2005 dice una cosa che riassume molto quello che penso. Hanno corso veramente tanto. Mi sembra che vada a 100 all'ora, che prima avesse una... chiaramente, ragazzi, anticipo, visto che l'ho letto in chat un commento simile, è assolutamente la mia opinione. Per forza, è la mia opinione. Non la sto presentando come l'opinione oggettiva e assoluta e unica verità sacra, però così è, per me. Concorrono tanto. Prima loro... lui si soffermava su tante cose: coreografia delle battaglie, significato militare delle varie strategie, anche le parti più storytelling politiche erano molto molto intricate, spiegate fino all'osso in una maniera proprio maniacale, quel maniacale che io ho apprezzato e adorato. Perché anche io mi ritrovo nel modo maniacale nel quale l'autore spiegava certi dettagli. E bravissimo Tenza Zangetsu, guarda, Tenza Zangetsu, sono troppo d'accordo con te. Non leggo il tuo commento perché così chi legge il tuo nickname e non vuole spoiler non lo legge. Tenza Zangetsu, la cosa che hai detto alla fine è una delle mie cose preferite di tutto Attack on Titan, quindi sì, ci sono alcune cose del finale di Attack on Titan che credo che rappresentino i suoi apici. Ma ce ne sono altre, grazie Sav o Sava, che sia buona per il 14° mese, ce ne sono altre che troppo veloci, sbrigative nei loro significati invece profondissimi. Resta comunque tanta roba, ci mancherebbe, ragazzi. È un anime o un manga che consiglio comunque a tutti se non l'avete mai letto. Semplicemente la parte finale, ormai siamo agli sgoccioli, non mi è piaciuta. Grazie Speedy. Non la riesco più a riconoscere la storia. Grazie a Banana Mobile che si abbona per il 9° mese. E tra l'altro mi ha insegnato questa storia che i timeskip non sono semplici da gestire.
E Oda ha fatto un miracolo col suo. Perché questo timeskip non mi è piaciuto tanto. C'è un timeskip, ragazzi, per chi non l'avesse visto. C'è un timeskip. Da dopo il timeskip mi sono sentito un po' spaesato. Peccato. E ecco, meglio AOT o Full Metal Alchemist Brotherhood? Full Metal Alchemist Brotherhood tutta la vita. Tutta la vita, eh. Oda dopodomani rischia di mandare a puttane 25 anni di opera. Io qui non lo seguo dalla saga degli uomini pesce. No, non quella di Nami, quella di Shiraoshi. Da quella di Shiraoshi, quindi pre-Dressrosa, credo, ho smesso. Quindi non so cosa succeda dopo. Ma ho smesso non perché non mi piacesse, semplicemente perché non avevo più tempo. Ha droppato la bomba, ok. Però, ecco, il dopo time skip di One Piece per me è uno dei momenti più belli dell'opera. Invece qui, da quando ho visto certi personaggi crescere, ma in un modo che non sempre è stata la naturale evoluzione di ciò che c'era prima, non sempre, alcuni sì, altri no. Per esempio, e davvero qui termino Attack on Titan perché poi c'è Hollow Knight, però lo sapete quanto mi piace parlare con voi. Sarebbe ganzo fare ogni tanto qualche live talk sugli anime, sulle serie TV, perché ne seguo tante. Berserk lo sto continuando a leggere, però sono indietro, sono ancora al quinto volume. E lo sto adorando, come penso ho adorato poche cose. Mi sono chiesto dove sono stato finora. È tutto incredibile, ho i brividi quando ci sono certe scene. E dire che leggere non mi è mai piaciuto così tanto i manga, ma ragazzi, ragazzi, cioè, sono certe volte io penso, ma questo immaginario è incredibile. Però lasciamo perdere Berserk. In Attack on Titan molti hanno criticato certe cose del protagonista sul finale. È una delle mie parti preferite, il protagonista nel finale. Il ruolo del protagonista nel finale, non è uno spoiler perché ci sarà un protagonista nel finale, grazie all'Ashrak che si abbona per il secondo mese. Allora il protagonista nel finale, secondo me, è bellissimo. È veramente bello. Il ruolo del protagonista di Attack on Titan nel finale. E molti invece hanno detto: no, no, che cosa fa, che cosa non fa. Secondo me è una delle cose più belle. È nelle piccole cose che invece si perde. È nel spiegarmi geopoliticamente cosa sta succedendo e nel trattare in maniera realistica geopoliticamente quello che sta succedendo. Cerco di farvi un discorso spoiler non spoiler, ok? Vi assicuro che ho rispetto della vostra blindicità su Attack on Titan perché lo adoro. Attack on Titan è un anime, manga, insomma, anime che mi piace perché mi ha sempre fatto pensare, cavolo, questa gestione dello storytelling è talmente tanto fatta bene che se fosse stata ambientata nel mondo reale, le cose sarebbero andate più o meno così. È bellissimo constatare tantissime volte come Attack on Titan sia umano, nel modo di gestire i suoi personaggi, le loro vite, le loro morti, le loro macchinazioni. Li guardo e penso a volte, cazzo, assurdo, questo personaggio ha avuto una reazione estremamente umana, estremamente vera, estremamente comprensibile. E adoro il fatto che un cartone animato stia parlando di persone vere meglio di alcune cose che hanno le persone vere al loro interno. E poi invece dopo, in questo momento della storia, vedo di nuovo tutto quanto ricondursi a uno scheletro prettamente shonen, quel personaggio non può mai morire, questi personaggi stanno inseguendo il bene fino a se stesso. Questo personaggio nel mondo reale non avrebbe mai detto o pensato questa cosa. Questa cosa qui non sarebbe successa così nel mondo reale. Mentre tutto il resto della storia mi ha sempre dato questi brividi. Mi ha sempre dato questi brividi del cazzo, che reazione umana questo PG, assurda. E quindi mi dispiace. In più c'è tutta la storia dell'ultimo
avere un giusto peso di quello che sta succedendo con il protagonista, che mi sembra invece venga costantemente sottovalutato da chi ci sta intorno. E qui chiudo. Grazie a Refs, che si abbona per il quinto mese. Ovesturia scrive: Resubbo ringraziando te Chiara per tutto quello che fate e per il modo in cui lo fate. Ti ringrazio, Ovesturia. Sempre con il sorriso e con una professionalità difficilissima da trovare in giro. Un abbraccione, Ovesturia. Ti faccio l'inchinello. Grazie mille. Ci impegniamo tanto. Grazie a Faber Castle, a Waco che ci fa una donazza. Ma se hai chiamato lei, perché non hai chiamato finalmente il tuo arcinemico Garbolino per fargli vedere la tua imitazione magistrale? Volevo chiamarlo Garbolino per la prossima edizione, staremo a vedere. C'ho proprio voglia di fargli doppio un personaggio. Grazie a Kiro che si iscrive per la prima volta, grazie a The Magnificent Steiner e a Gianluca Casanova che si abbona per il 18°. Vi faccio complimenti in ritardo per il finale 7 fiori, visto che ci sarà un altro episodio di Inside, potete farlo durante i miei giorni liberi. Io non lavoro lunedì, mercoledì e venerdì. No, perché lo facciamo i martedì, sorry. A Nessodo. Ci siamo? Forse mi manca la sub di Jack the Ripper? Sì, i che fo? Un lo fo il resubo pazzo, lo fo, boia se lo fo, bimbi. Vi si vuole molti di bene. Sei toscano, Jack the Ripper, o stai facendo l'imitazione di un toscano? Perché se sì, ti è venuta molto bene. Allora, ragazzi, grazie del sostegno. Il sub goal di oggi è a 4700 sub, ovvero circa 150. Vi ringrazio davvero tanto. Gianluca Casanova, mi manca? Scusa, no, ti ho letto. Ti ho letto. Ah, cattivo perché... perché no, non posso farlo di martedì, ragazzi. E il Davido, sai che forse il Davido non ti ho letto? Ecco qua, Gonnelle a te, no, non ti avevo letto, scusami. E brava a Chiara, che i più grandi esperti mondiali e sottomondiali di Hollow Knight sanno voler dire, fra, c'è un disegno per te su Telegram, e brava! Non è che questa lingua deve essere sempre un mistero. Detto questo, hai il marchio del re, ma re non lo sei ancora. Come potresti regnare su un regno che conosci quanto conosci te stesso, cioè poco? Sei la persona non blind che mi fa fare riflessioni più belle. Se il tuo desiderio di conoscenza è forte, porterai i misteri di Nido Sacro alla luce, o meglio all'oscurità. Grazie mille, il Davido. Bella domanda. Cerere, gonnelle. Allora, Calamatu, sì. Partiamo con Hollow Knight. Grazie a Michela con la A. Grazie Michela con la A. Benvenuta, mi fa molto ridere il tuo nickname. La regina. Abbiamo scoperto nell'ultima puntata, entriamo in focus, di Hollow Knight, che Hera la bestia non è che la mamma di Hornet, che ha dato tutto per il dono del re pallido, che in qualche modo concerne Hornet stessa. Data la sua stance bipede, data la sua immunità alla melma, nonostante lei non sia propriamente un ricettacolo impuro o minore come me, mi viene da dire che il re pallido avesse la possibilità di creare dei singoli esseri immuni. Certo è che dovremmo fare un ragionamento su questa cosa. Seguitemi, blind. Il re ha sicuramente, il re pallico, ha sicuramente dato a Hornet la possibilità di essere immune alla malattia, alla infezione, alla peste, alla melma arancione. Credo che il dono fosse questo. Il permettere a Hornet di vivere, di sopravvivere attraverso qualunque cosa il re abbia fatto. Ma qui vi voglio. Siete d'accordo, amici miei blind, che questa azione, che sembra dipendere dal re, deve aver comunque un grande prezzo da pagare, perché altrimenti il re avrebbe risolto il problema del regno dando questa immunità a tutti? Il re può dare l'immunità a qualcuno, ok, poggers, bella, però se la potesse dare a chiunque così, ecco, sei immune, immune, allora il regno non sarebbe caduto, lui non sarebbe scomparso, non sarebbe stato necessario il piano di Monomon. Quindi è vero che la regina ha dovuto sacrificare qualcosa, ma secondo me almeno del materiale, della materia,
Bravo, Obi-Mar Kenobi, volevo andare a parare proprio là, bravissimo. Ci stavo arrivando, l'immunità parlamentare. Il re ha dovuto pagare un prezzo, ripeto, anche solo magari in materia e non necessariamente in vite. Ma, tra l'altro, Ferdi, state anticipando, bravi, perché vuol dire che state ragionando con me, due cose che volevo dire. La prima, sembrerebbe essere un po' una roba alla Full Metal Alchemist, lo scambio equivalente. Magari è possibile dare un'immunità, ma per avere questa immunità tu devi sacrificare qualcos'altro. Sarebbe coerente con il fatto che il re vuole nascondere i 1000.000 ricettacoli seppelliti nell'abisso, perché magari per ottenere quei ricettacoli in quello stato con quel potere ha dovuto dare qualcosa in cambio, qualcosa di deplorevole. Se però questo è vero, come diceva giustamente Ferdi, perché non dare l'immunità a se stesso? Perché sparire? Ora, badate bene. Noi non sappiamo se il re è morto della malattia, se il re è morto con la melma o se in realtà non la deve dare a se stesso perché è immune ma è sparito per un altro motivo. Però l'immunità mi fa pensare che in realtà il re debba pagare un prezzo piuttosto importante. L'immunità deve essere, può essere data pagando un prezzo piuttosto importante indietro. E non so quale questo possa essere. Non lo so, non ho idea. Parli di immunità, ma credi davvero che esista? Sì, assolutamente. E in che modo? Penso che sarebbe necessario prima capire cosa sia effettivamente questa infezione. Alcuni potrebbero essere immuni per semplice forza di volontà, rimanendo sullo speculo fatto in queste live. Sì, sono d'accordo con te, e infatti le mantidi le ho sempre interpretate così, e probabilmente sono davvero così, ma nel caso di Hornet, della storia di Hornet raccontata dalla levatrice, mi fa pensare che in quel caso il dono sia l'immunità, sia l'essere resa come noi, perché Hornet, in cima all'abisso, ci dice che lei è come noi, ma non contiene oscurità. E mi ricorda un po' la favola di Pinocchio, perdonatemi. Hornet potrebbe essere un Pinocchio che però è diventato bambino. Perché darla a Hornet? Questo è invece qualcosa che mi viene più facile per ora spiegarmi. È stata data a Hornet perché il re aveva bisogno del terzo sigillatore, del terzo sognatore, in questo caso una sognatrice. Quindi secondo me il dono del re viene dato affinché Erra si convincesse a dormire. Dormire non è una bella cosa. Sei morto per sempre finché qualcuno non ti ammazza, tra l'altro. Sei in coma forever. Quindi, secondo me, il re lì desidera il terzo sigillo. A meno che non sia figlia sua, non sia anche figlia sua. Nel qual caso, ovviamente, questa roba la scopriremo presto, nei giardini. Anche noi siamo sicuramente Pinocchio. 100% che noi siamo sicuramente Pinocchio. Magari lui è anche lei. Ma ha superato quella fantoccezza ed è diventata una bambina vera. Mi spiego? Il dono del re. Che dono ha dato? Hornet è come noi, ma anche diversa. Infatti non ha l'oscurità. Ma infatti quello di dormire è un vero e proprio sacrificio, assolutamente, Ferdi, ne parlano alla fontana. Quindi Erra si sacrifica, ma non avrebbe voluto farlo. E lo ha fatto perché in cambio ha ricevuto l'immunità di Hornet. Per il bene della prole che in inglese era del child. Esatto, Giovanni, secondo me al momento avrebbe senso pensare che Erra sia addormentata per sempre serenamente, con la sicurezza che la figlia avrebbe vissuto e sarebbe sopravvissuta. Parti troppo dal presupposto che il re possa fare figli solo con la regina. Avete ragione. Certo. Però, fino a prova contraria, non abbiamo saputo di riproduzioni pazze del re che potrebbero essere avvenute. Se fosse la figlia del Cavaliere Vuoto, l'ho pensato per tanti episodi, ma poi abbiamo visto che, ah, ok, tu mi dici un incrocio tra un cavaliere vuoto maschio e Hera la bestia? Non lo so.
Mi viene da pensare che no, il cavaliere vuoto sia semplicemente un ricettacolo, forse addirittura in quanto ricettacolo puro asceso non in grado di riprodursi. Ti faccio una domanda: perché Hornet è l'unico ragno umanoide? Com'è possibile che tutti gli altri ragni siano bestiali e lei no? Ho già risposto a questa domanda, se ti ricordi, David, nella scorsa live, facendo una speculazio pazza, cioè che il dono del re sia anche darti l'antropomorfello. Cioè, mettendoti su due zampe, che non è solo questo, però capiamoci, mettendoti su due zampe, il re ti rende immune, ti fa diventare un po' più umanoide e quindi tu diventi per qualche motivo immune all'infezione. Leggevo giustamente in chat, bisogna capire che cosa è l'infezione. E torniamo al discorso dell'infezione, è una destabilizzazione mentale. L'infezione è una debolezza della mente, che, tra l'altro, mi avete acceso una lampadina. Il maestro delle anime comunica. Questa è una bella lettura che non avevo mai fatto. Sto per farla, spero che sia giusta. Il maestro delle anime ci dice che qualunque cosa sia l'infezione, ce l'abbiamo dentro. Quale miglior soluzione che svuotarci? Magari non è così, ok? Però cazzo che coincidenza che i vuoti non abbiano niente dentro. E il maestro delle anime dice che abbiamo qualcosa dentro e che quel qualcosa dentro è attaccabile dall'infezione per infettarci e farci del male. Quindi magari il dono del re è farti sopravvivere da vuoto. Il dono del re è svuotarti. E farti vivere senza organi. Boh. Xenoblade, ma non dico quale. Ci siamo capiti, Ferdi. Ma Hornet non sembra vuota, oddio. Perché? Non, cioè, ve lo chiedo sinceramente, parla e si... Ok. Sì, avete ragione. Parla e si muove è un'ottima obiezione. Cioè, parla più che si muove, no, ma parla sì. Ottima obiezione. Lei ha detto che non ha la stessa oscurità. E quindi sì, è vero, perché l'oscurità è vuota, avete ragione. E allora... Non è la vuotezza, magari è la liberazione di qualcosa. Se non hai quel qualcosa dentro, non puoi vivere, in teoria, e non puoi essere infettato. Se hai quel qualcosa dentro, vieni infettato, ma è condizio sine qua non per vivere. Re pallido capisce cosa ti può togliere. Però è anche vero che le mantidi non sono, secondo me, oddio. Io parto, però potremmo quasi arrivare a dire che in quanto l'Hollow Knight è una mantide, le mantidi abbiano ricevuto l'immunità non tanto perché non dormono mai, ma perché è il loro premio per aver fornito la razza che ha fatto da cavaliere vacuo. Boh, grazie a Straro che si abbona per la prima volta. Oppure le mantidi non hanno quest'organo, o non hanno questa debolezza. Grazie a Dave Rex che si abbona per la prima volta. Posso lanciarti una provocazione? Stasera finiamo il gioco. No. Grazie a Sebastiano Cesca che si abbona per il secondo mese. Non l'avrebbe potuto dare tutti i sudditi, allora no, torniamo indietro a quello che vi dicevo prima. No, no, è evidente che non possa, perché Erra percepisce il dono come valente del sacrificio. Senza questa esiguità della concessione dell'immunità, non avrebbe senso il sacrificio di Erra. Ho il singhiozzo, ragazzi. Giulio si abbona per il quarto mese. Sera Gian. Tu sì che sai giocare a Hollow Knight, non come Saido. Scherzi a parte, grazie per tutto quello che state facendo.
e per la passione che ci mettete. Un abbraccio. Grazie mille, ragazzi. Un avvio singhiozzo da 5 anni, credo. O a tutti o a nessuno. Eh no, magari. Ragazzi, devo bere. Devo bere. Se si un cancella il salvataggio tattico ci starebbe. Pronto per domani? Assolutamente, non vedo l'ora. Somoione, grazie mille. Grazie a tutti i ragazzi che ci hanno fatto questa bellissima sorpresa della cassaforte. Domani la apriamo in live. E grazie mille. Grazie mille del sostegno che ci date ogni giorno con le sub. Sto contattando una serie di band per la sigla della seconda stagione di Hollow Knight. Sì, di Hollow Knight. Di Elden Ring, ce la posso fare, scusatemi. Un po' stanchino oggi. E domani pomeriggio, sì. Grazie Shadow Mega del quinto mese di sub. Pensavo di essere in ritardo, ma avevo dimenticato lo speculo pazzo. E lo apriamo domani pomeriggio. Domani sera facciamo Leggende Pokémon Arceus. E grazie alle vostre sub mi sto spingendo molto oltre. Grazie mille. Ho mangiato un capello. Allora, devo andarmi a prendere la culo pazzo. Grazie Vince della sub. Ragazzi, vi confesso, grazie Wolfhound che sia buona per il quarto mese. Vi confesso un mio disagio. Grazie a Gosh che sia buona per il sedicesimo mese. Mamma mia, quante sub. Grazie per tutti i contenuti side. Ho considerato mai giocare a Tunic. Non lo conosco. L'ho provato recentemente su Game Pass e sembra molto carino per questo canale. Gli darò un'occhiata. Grazie a Edoardo che sia buona per l'ottavo mese. Buonasera Saido. Vi confesso un mio disagio. Purtroppo da qualche anno ho fatto anche delle visitine, ma hanno detto tendenzialmente attaccati a sto cazzo, c'è gente che ne soffre, ti devi attaccare al cazzo. Avete mai sofferto di extrasistoli? Ogni tanto mi vengono. Non so se sapete cosa sono. Sono battiti aggiuntivi del cuore e non sono assolutamente simbolo di alcuna patologia. E c'è gente che ce le ha e gente che non ce le ha. Ecco, Onigiri le ha spesso. Non sono legate a cardiopatie di sorta. E però tu senti come a un certo punto, come ve lo spiego, un vuoto al petto. Ed è strafastidioso, ragazzi. Grazie Sorano Tenshi che sia buona per il 18° mese. Ah, allora è una cosa vera, non sono pazza. No, no, ragazzi, ne soffrono purtroppo un sacco di persone. Se ci stai molto male puoi fare l'ablazione. Ora si vedrà. È a volte davvero fastidioso, soprattutto quando sono più agitato, comunque ho tanto da fare e sono stanco. Mi danno di un fastidio. Io penso di avere palpitazioni a caso. No. È veramente fastidioso. Grazie a Caromal. 8,8880. Grazie mille. Quando mi succede sembra mi stiano pugnalando. Io oggi ce le ho e sono di un fastidioso. Ferdi scrive, succede quando colpisci 7 volte il muro sbagliato e schippi quello giusto. Quando ti senti ok, adesso muoio. No, in realtà no. Un tempo quando soffrivo di ipocondria andavo in agitazione. Ora sono abbastanza chill, però è fastidioso. Ah, Araldo, sei di ritorno. Fammi vedere il tuo aculeo dei sogni. Proprio come pensavo, più di 1500 essenze, l'aculeo dei sogni è quasi pronto. Oh, quasi pronto per il risveglio. Quindi saranno 2000? Continua per la tua strada, Araldo. Non so cosa ti guidi o cosa ti spinga ad andare avanti, la lore, ma una volta che avrai raccolto 1800... Oddio, sembra la fine 1800. Una volta che avrai raccolto 1800 essenze, grazie a papà e pomodoro che sia buona, io sarò pronto a tenderti. Accetta questo dono che possa darti la forza e aiutarti a trovare l'essenza di questo mondo. Per favore, rompi barriere di cavalieri bianchi. Di cavalieri bianchi mi basta. Fai ca. Incredibile, la culo dei sogni è così vicino al suo risveglio. Raccogli altre essenze. Appena ne avrai 1800, accadrà qualcosa di straordinario. Questo regno è pieno di vecchi ricordi, sia splendidi che grotteschi. Cercali, rivelali e raccogli nelle essenze. Osso 1800 in tutto?
Cioè, sembrava molto definitiva questa raccolta finale, però magari sono 2000 tondi. Però mi ha dato un cazzo, grazie a Johnny F. Oh, ragazzi, ok, il melemò fatto abbastanza deludo questo melemò. Giardini. Allora, finiamo per, ragazzi, ordine mentale. Nido scuro, ci manca uno sputo. Mica tanto, ma finiamolo. E poi si va al canyon. Che secondo me è la strada per i giardini. Che ne dite? Quante ne ho? Vediamo. 1520, ancora ne mancano un po', eh. Allora. È vero, Crescenzo doveva finire a 10k soldi, avete ragione. Facciamo un nido scuro. E poi... No, ragazzi, preferisco prima finire nido scuro. Troppo, troppo, troppo curioso. E appunto mi manca anche in basso a destra. Allora. Ok. Devo passare dalla stazione per andare avanti. Sì che non è una stazione, quindi bella. Mio Dio. E passa in mezzo. Sono andato giusto, sì? Sì. Mostardo. Ok. Già si prendono le prime botte. Dobbiamo fare anche l'albero, corretto. È che tra l'altro sono essenze che ci avvicinano a queste 1800. Molto interessante con questo obiettivuccio. Bello patatello. Forse patatuccio. Grazie di questo prezioso commento. Sì, non ci sono altri esseri antropomorfi oltre a Hera e Hornet. Quindi in realtà anche i sognatori sono speciali. E tutti i cittadini di Nido Sacro sono speciali. Perché i relitti anche sono antropomorfi. Però non è vero che l'essere antropomorfi è uguale a essere immuni, proprio per il motivo che ho appena detto. I relitti sono antropomorfi eppure non sono immuni. Quindi anche questa è una cosa che devo tener di conto. Hornet sembra uno di questi ragni. Proprio uno di questi qui. Mi fate fare un attimo una cosa curiosa. Voglio leggere la descrizione e provare a vedere se potrebbe essere coerente con una Hornet poi resa umana. Cioè, qual è il carattere di questi ragni? Grazie a Archemodio, che sia buona per il settimo mese. O Archemodio. Dove stanno sti ragni del cazzo? Vabbè, superati da mo'. E appunto c'è il vestitino proprio. Però li ho persi, li ho persi, li ho persi, li ho persi. Li perdo in continuazione. Non è qua. Li troverò, ragazzi, che ho furia di trovarlo perché sono curioso. E non guardo. Mi c'ero fermato sopra, sono proprio un coglione. Relitto. Gonfiolo. Passati di nuovo? Ok, giù ancora. Eccoli, visti. Agile ragno che si sposta su dei fili della sua ragnatela. Tende spesso imboscate. Potrebbe farlo, Hornet di carattere. Possono apparire dalle ombre da un momento all'altro. Hornet appare spesso dal nulla. Sembra che volino viaggiando su fili invisibili. Hornet usa la sua silca della Songa e Songa della silca. Sono mai riuscito a culeare sti cosi. Sarebbe curioso provare a farlo e sentire che pensano. Tanto mi ambuscerà qualcuno. Eccolo.
No, lasciami stare, devo fare le prove. Cazzo, non semplice, non credo di averlo aculeato. Perché non è semplice da aculeare sto coso. Ma ora prendo il tempismo e let's go. Il nostro dominio, ok? Ok, dimmi qualcos'altro, ti prego. Per erra per la prole, niente. Dicono le cose degli altri ragni. Tu l'hai mai visto il trailer? No, mai visto il trailer di Silca della Songa, mai. E non lo vedrai? No, beh, certo, ragazzi, che faccio? Mi spoiler ora. Sono d'accordo, Jed. Porco. Jed, porco. No, non volevo dire questo. Jezzy. Sono d'accordo. Non mi devono vendere nulla. Neanche io penso che guarderò il trailer. Non mi devono. Io lo compro a scatola chiusa. In maniera piuttosto semplice. Cristo. Vi odio. Grazie Whispers in the Dark, ti leggo a breve. Vi odio. Grazie. Passo per il resub e torno a studiare per l'esame di domani. Baciotti e buona live, grazie mille. Gentilissimo. L'abbiamo fatta? Ne so ancora? Mi sa di sì, perché non ha fatto il faso. Il burkina. Tanto sono imbecille, ragazzi. Quanto non capisco niente. Ok. Mamma mia, erano veramente dislocati questi, eh. Ancora. Ok. Ok. Vergogna, vabbè. Ok. Oddio. Ah, intanto ce n'è un altro qui dietro, l'ho visto. Non è vero, ho visto male. Non capisco l'un cazzo. Ok, potrebbe essere l'ultimo. Solitamente sono una ventina, quindi. Quanti sono? No, sono stronzo, ragazzi. Ce n'era uno in alto e mo andiamo. Grazie alle Sagin che si abbona per il 14° mese. Ciao Saido, prima di tutto grazie per la compagnia che mi regali durante le lunghe ore di studio di Kanji. Guardo sempre i VOD. Colgo l'occasione per mandare un bacio anche a Eleonora, che so che ti sta guardando. Mua, ciao Ale e ciao Eleonora. Ne mancano due. Ma però aspetta, no, 1558 era 1520. Più di 20 allora. Grazie al Kant che si abbona per il 7° mese. Grazie per il bel tempo che trascorro con voi, siete dei grandi. Tu sei un grande perché ti sei iscritto. Sei un gigantesco grande. Beh, ragazzi, stronzopoli dentro di me. Ok, ok. Grazie, le spero che sia buona per il 5° mese. Ormai la live di Hollow Knight è diventata. La live di Hollow Knight è diventata un appuntamento imperdibile. Bravo, Saido, continua così. Un saluto a tutti. Grazie mille, grazie della Pogo Sub. Finito? Oh. Jesus Christ. Ora, dov'era l'albero? Me lo fa vedere? Ok, me lo fa vedere. Comunque, a parte, aspettate, tolgo la puntina che so preziose. E. Devo far servo il preservo. Ma guarda, porco il demonio. Ah. Grazie a Echo Octorol che si abbona per la prima volta. Benvenuto. Spero ti divertirai questo mese e deciderai di sceglierci anche nei prossimi. Grazie mille davvero. Come cazzo torno su? Dall'altra parte?
È un labistronzo, ragazzi. Grazie Inkscrono che si abbona per il 16° mese. Ho risposto a Mattia, credo. Ho risposto a Mattia, sì. Però mi sa che mi ha scritto un altro messaggio, gli devo scrivere. Bello, un abbraccio. Torno su col potere dell'amore, va bene. Grazie a Asgorn che si abbona per il 3° mese. No! Sono stronzo. Ok. Grazie a Igor che si abbona per il 6° mese. Grazie. Devo aprire lo shortcutolo, però. Cioè. Facendo delle cose tremende. Ok. L'albero è qui. L'albero azzurro è qui. Non è vero. Però intanto posso aprire sto shortcut, no? Male non fa. Giorgione Panfili vola via come un cavaliere vacuo. Eccolo qua, cavaliere vacuo. Faccio la sigla di Hollow Knight come Giorgio Vanni la farebbe. Cavaliere vacuo, con la culio you must slay the dreamer Hollow Knight, il cavaliere più vuoto che c'è, e si sognerai con la culio, vedrai che l'Hollow Knight vincerai. Hollow Knight, eccolo, nido vivo. Stasera sento proprio vibes da club della Calnetta, vabbè. In sintonia con l'energia onirica Hollow Knight. Nido vivo. Regina dormiente. Ok. Bestia. Minchia, fate il riassunto di Nido Oscuro. Nido vivo, regina dormiente, bestia. Nido vivo, perché la prole è ancora viva. La regina dormiente. Oddio. Parla della regina di Nido Oscuro o di Nido Sacro? Rimango nel dubbio. Rimango nel dubbietto. Sì, no, intende Hera, è che al solito... È che al solito mi chiedo, grazie Paul della sub, mi chiedo se sia solo regina di Nido Oscuro. Ma la verità... è che a questo punto, come ho detto già l'altra volta, penso di sì. Penso che non sia anche la regina di Nido Sacro. Il dono il re l'ha fatto perché non era figlia sua. E ha detto, ho bisogno di te, perché tu hai questo potere particolare. Magari lei era un essere superiore, Erra, no? Io ho bisogno anche di questo terzo essere superiore che si sigilli. E il re bastardamente fa leva sulla figlia di Erra. A meno che, come diceva qualcuno in chat, il re non abbia fatto una figlia anche con Erra, ma in realtà è figlia anche del re, no? Chi lo sa? I non blind ora staranno piangendo. Immagino, ragazzi, che la vostra, ovviamente, conoscenza della regina vi faccia smattare durante questi momenti nei quali cerco di capire chi sia la regina, però... Io non devo fare niente qui, però. Che cazzo devo fare qua? Che sono venuto a fare? Niente. Scendo. Adesso io devo andare a tutto destra. In tutto il destra. Sì, ragazzi, non so perché stavo andando lì. Io sto ridendo e mi preparo a quando lo scoprirai. Ok. La regina era Hornet. No, non credo. Oddio. Imbosgata. E il passo. Ah, lui non, lui è troppo grosso. Oh, cazzo. Sono infilato qua dentro. Lasciami stare. Io sono finito. Ok, via, via. Devo scendere. Ragazzi, è un casino.
Ditemi che non è un vicolo cieco. Odio questo posto. L'ho odiato già la prima volta. Grazie Caruay della sub. La regina è zote. Il vero plot twist è il re anche oddio. Merda. Merda, che cazzo ho fatto. Merda. Ma senza volerlo, cioè, non l'ho fatto apposta. Attenzione. Attenzione. Ok, è giusto. Adesso proseguiamo verso destra, in teoria. No, forse dobbiamo andarci verso il basso per andare verso in basso a destra. Perché comunque sembra un giuino. Grazie a Xela o Tachnor, che sia buona per il secondo mese, sei un grande. L'avrò letto di merda il tuo nickname, ti chiedo scusa infinitamente. Sono giusto in teoria, sì. La regina è il viaggio, va bene. Fighting so. E poi tra l'altro, perché non sono andato avanti? Cosa c'era che mi bloccava? Non me lo ricordo mica. Sono delle terme. Manca anche il colleghino al centro, me lo ricordo ragazzi, però a sto punto prima andiamo qua. Ok, le Termopili. Isayama City. Panchina. Cazzo c'era? Ah, c'è una tranvia. Che ora in teoria potremo attivare. C'è una tranvia, ma va raggiunta con fatica. Allora, stiamo attenti, qua è tutto nuovo. Qui si cade di nuovo. World Traingo. Sì. Prima andiamo qua, che è un posto speciale, no? Perché ti viene dalla fretta magari di andare su, di proseguire. Invece ti perdi questo saltare inutilmente qua sotto. Che però magari tanto inutilmente non è. È diventato tutto in bianco e nero, guardate. Quindi qui ci sono degli sfiati di vuoto. Perché ci sono? E perché hanno la corona del re? Sono dei posti sigillati probabilmente, perché il re sapeva che nessuno avrebbe avuto in teoria il potere della fontana per passare. Vediamo cosa nascondeva. Grazie alla sub, Fulmine. Tanto il potere del vuoto, devo usare per forza il potere del vuoto qui. Cioè è richiesto anche perché ci devo passare col potere del vuoto, quindi il gioco dà per scontato che io ce l'abbia. Devo imparare a usarlo, non lo uso mai per eludere i nemici, questo è per insegnarmelo. Vedi. È il momento che io lo impari a usare con questa funzione. Questo è il tutorial dello scatto oscuro, infatti. Eccolo qua. Sto controllando che non ci siano pareti pazze.
Anche qui gli dovrò passare attraverso ed è per questo che sono corti. Oddio, no. Qui ho preso solo botte. Grazie Johnny F della sub in regalo. Grazie davvero, ragazzi. Meno 27 sub alle 4006. Si vola e si gode. Ok. Questo solitamente è un ricettacolo di anime. Che tra l'altro ha anche un po' le corna ornettesche, ma... Ombra tagliente, un altro amuleto. Contiene un incantesimo proibito che trasforma le ombre in armi letali. Utilizzando lo scatto ombra, il corpo di chi lo indossa si affilerà danneggiando i nemici. Non sembra mica male questo, eh. Cioè tu schivi ai frame e fai anche male. Tanta roba questo. Infatti secondo me almeno due slot, ma non ho visti quanti... infatti. Questo è buonissimo, te credo. Hai frame più fai male. Cioè praticamente è attaccare con molto meno rischio del solito. Io da dove mi sono buttato all'inizio? Eh sì, qua ci sta il vuotino pazzo. Da qui sono arrivato, quindi ci manca solo questo, che credo sia un tornare su. Ascoltiamo bene tutto. Magari ci sono dei tremolini. No. Siamo venuti da qua. Controlliamo qui se c'è. Eccolo. Segretino. Il corpo senza vita di un garopode. Che quei cosi sotto. Ah, immaginavo mi desse il diario. Enorme insetto scavatore ricoperto da spesse piastre di guscio. Viaggia senza sosta per il tunnel di nido scuro. Spaventosamente forti respingono qualunque attacco sferrato contro i loro corpi corazzati. Per fortuna se li eviti ti lasceranno stare. Quindi neanche il cacciatore è riuscito a terminare questi cosi. Bene. Ci ho provato ragazzi a culeare ma niente. E ora cerchiamo di andare su. Non da qua. Possiamo andare anche a destra però? No. Vabbè, sappiamo un cazzo, ormai andiamo su. Qui safe. Ok, let's go. Let's go. Non c'è un buco qua. Dov'è il buco? Grazie Santi Comics della sub. Non è qua, vero? Ah sì, invece sì. Scattino pazzo. Mi sarò perso qualcosa? Secondo me sì. Devo fare il controllo, ragazzi, mi dispiace. Penso di aver, oddio, missato una parte su. Ma ci sono dei punti in cui non è possibile fare il palle. Questa parte qui l'ho fatta? Penso proprio. Un po'. Ah sì, c'erano dei soldi. Non l'avevo fatta, ma ci sono solo dei soldi. No, tremolino. Niente. Mamma mia. Ok. Silenzio. Un quasi assordante silenzio. Ok, finito. Non si può fare il sorvolo, vero? Stavo provando. Sì, dammi vita, bastardo. Really? Do I? Ok. Pausa.
Bellissimo. Bellissimo. Ormai Pogo Master. No, è la cosa che mi diverte di più di questo cazzo di gioco, ragazzi. Mai fatto first try in 4 run. Vabbè, ragazzi, ma io... Non è first try. Ho fatto solo Pogo Jump per tutto sto cazzo di gioco. Quindi è la parte che mi diverte di più. Vi vedo memare su qualcosa che non mi divertirà fare in Pogo Jump. Non vedo ora. Ok. Se la silca della Solga non ha il Pogo, non penso, ragazzi. È una roba che proprio caratterizza il combat system. Non penso proprio. Benché il suo spostamento aereo ci possa far pensare, visto che so che la protagonista è Hornet, perché ho visto l'art nell'eShop, e forse il suo spostamento aereo non avrà... cioè non darà al personaggio i medesimi poteri. E non sarà più divertente, basta. Ok, è finito. Abbiamo preso un altro pezzo di ricettacolo, ma non completo, manca la capocchia sopra. Ok. Patmas Geo. Patmas Geo. Mi panchino, ragazzi, ma mi sa Patmas Geo. Ho schizzato a fanculo. Patmas Geo. Vediamo subito. Vediamo subito un attimo se ho perso qualcosa. Manca una cosa. Manca una roba. Si vede. Guardate. Manca una parte a destra, all'estrema destra. Grazie Motif della sub. Let's go. Tanto avevamo la panchina qui, era inutile fare i controllini pazzi sclerati. Ok. Quindi devo far su qui perché sono stronzo. Devo far su qui. Ah, ok, poi devo far giù. Mi era sfuggito quel giù. Patmas mi fa male, non importa. Ah, è sotto. Patmas Geo, Patmas Geo, Patmas Geo. Le terme segnalate. Simbolo di nido sacro e... Ah, ok, giusto. L'avevo anche detto che c'era il cartello della metro. E poi, stupido come sono. Patmas no giro. Inserire il pass tranviario? Beh, in teoria sì, perché tanto poi possiamo tornare indietro. Così vediamo dove ci porta. Ci porta all'antico bacino. Ah, è quello dell'antico bacino. Sì, dai, inseriamolo. Proviamolo per una volta. La luce arancione poco piacevole. Oh. Carina, tutta ovattata la musica. Premere il pulsante luminoso. Ah, ok, perché guido io, giustamente. Ma c'è anche un insetto morto. Proviamo a oculearlo. Niente. Infatti viene da queste casse, vedete. Ci sono queste casse qui. Questi grammofoni. Andiamo. Carino. Ah, pensavo si spostasse davvero. Lo fai. Bravo che ti siedi senza bisogno che ti insulti. Grazie, ragazzi. Sì. Corretto, è così come siamo venuti qua, però si torna indietro perché tanto... Grazie Nacca che si abbona per il quinto mese. Sera Franci, passo per un saluto per rinnovare l'abbonamento Hollow Knight, giocone pazzesco bacino. Muah. Se non stai guardando questa serie recupera. In basso a sinistra, grazie Alessandro che si abbona per il quarto mese. Ciao Sato, grazie a te e alle tue live mi sto divertendo molto a vederti giocare e fare teorie su questo bellissimo gioco e grazie a te e ai tuoi esperimenti ho scoperto il malus del sovraccarico e ho potuto battere l'ultimo boss e finire il gioco. Accidenti, mi fa piacere. Grazie mille Alessandro, un abbraccio. E spero ti sia piaciuto il finale. In basso a sinistra ci sono
E Boccuccio non ci posso fare niente. A destra c'è il cavaliere, non ci posso fare un cazzo, torno indietro. Quindi adesso ci manca solamente l'immezzino di Nido Scuro, abbiamo finito. Cazzo sono andato. No, volevo andare via. Ah! Non posso fare ancora la prova, vero? Qui ci sono stato? In questo punto della striscia? Dove sono? Ah, no! Ragazzi, ormai siamo qua. Hollow Knight, con la culeo forte tu colpisci i sogni e vedrai che l'Hollow Knight sarai. Hollow Knight, oh, hollow, oh, hollow, Hollow Knight, oh, hollow, oh, hollow. Intrappolato in un mondo non del tutto morto, Hollow Knight, Hollow, Hollow Knight. Colpisci le cicaline, stai attento che c'è il segreto, pazzo vedrai. Colpisci il muro e il bruchino salverai. Hollow Knight, Hollow, 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 il miele, Hollow Knight. Ci sono le api, yeah, Hollow Knight. Non ci credo cosa. Ah, si vedeva. Si vedeva, ragazzi. L'alveare. Noi queste mi sa che le abbiamo già trovate, infatti non mi ha fatto Godo, che è il Godo dell'Hunter, perché mi sa che le avevamo già lette nell'arena. Ma che cazzo sei tu? Questo è miele duro. No, 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 tu ti fai aculeare, fra. Alveare. Loro perdono melmina, sì. Sì, si sono infetti. Sì, ragazzi, prima della fine della serata completerò la sigla e poi voi, i musicisti qua in chat, ci faranno una bella vera sigla di Hollow Knight. Low budget in questo caso. Ok, quindi un alveare di sapere in questo caso. Quelli sono libri perché sembra la grafia. Grazie, Julizmetwitch, che sei buona per la prima volta. Quella sembra la grafia, l'alfabeto del. Ma la smetti di scappare, fra? Devo aculearti. Smettila subito. Ah, lui è un alveare di merda. Dolce, dolce, dolce. No, voglio sentire cos'altro hai da dire. Niente. Vabbè, tanto lui è una fucina di anime infinita. Scuro buio. Ah no, sicuro buio. Quindi lui si è banalmente nascosto qui e un alveare gli si è infilato nel buzzo. Relitto alveare, un pavido relitto. Il suo corpo è stato qua. Ah. O peggio di quello che pensavo. Non è che è caduto in un alvearino. È stato colonizzato il corpo dagli apinidi. Si sono bucati. Ci hanno sessato dentro. Hollow Knight, Hollow, 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 Hollow Knight. Perché se ci pensate, Giorgio non lascia mai andare il ritornello senza una reprise. Quindi è Hollow Knight, Hollow, 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 Hollow Knight, Hollow, Hollow, una variazione Hollow, Hollow Knight. Ok? Quindi questa è fondamentale. Cazzo, ma non mi aspettavo di trovare un alveare. C'è niente, vero qui? Guardate l'estrema precisione delle pareti. Non
non sono fatto, ragazzi. Sento rumore di passi, credo siano altri di quei cosi colonizzati dalle api. Andiamo di headshot. Fair fair into back air. Cioè, anzi, down air. Ok. Comunque, questo significa che praticamente le api avevano una sorta di, non dico regno a sé stante, ma comunque l'alveare è trattato come una città. Facevano sicuramente parte comunque di Nido Sacro. E le api non sono scevre dall'infezione. Quindi qualsiasi cosa abbiano in corpo gli insetti, ce l'hanno anche le api. Sono deboli ma instancabili e numerose. I loro piccoli corpi pelosi sono ricolmi di un dolce liquido denso dal colore dorato, che è il miele. È una buona idea portarne un po' con sé per le lunghe cacce. Possiamo andare a destra e a sinistra. Un proprio dominio, esatto, esattamente. Oh, tu sei grossa. E voglio prima sapere che... Ah, quasi. Posso fare... Sì, è mio. Yes, proteggere la regina, ok. Ancora. Non importa. Sì. Oh no. Pensavo avesse già preso il mira. Il Sabaku no Maiku PG of the Blind Run. Ok, buono. Proteggere la regina. Finito. Ok, per sconfiggerle devi farle piantare per terra, che poi rimangono piantate lì. Protegge. Quindi c'è una regina che sarà il boss del... dell'alveare. Soldato dell'alveare. Quindi le apinidi sono proprio i cucciolini. Protegge l'alveare dagli intrusi con il suo pungiglione allungabile. E allora, raga, se c'è un'altra regina ancora, vuol dire che Hera sicuramente non è la regina di Nido Oscuro. A meno che... Cioè, non è la regina di Nido Sacro, perdonatemi. Hera è sicuramente la regina di Nido Oscuro e basta. Perché qui c'è un'altra regina, che è la regina degli Apinidi. E... è aperta la possibilità, come diceva qualche utente all'inizio, che tutte fossero in realtà regine. Cioè che ci fosse un solo re, ma tante regine. È strano perché allora la stazione dovrebbe essere la stazione delle regine e non della regina. Però solletica il palle, Ferdi. Ah, ma è quello che ho ammazzato io. Cazzo, volevo. Che carino sto gioco, che inventiva, mamma mia. Bello. Hollow Knight. Ah, l'antico bacino ovviamente poi aveva un continuo sopra, ma... Hollow Knight. Delle api comunque molto colte. Guardate tutti quanti questi libri. Perché sono libri, sono diari. Magari era anche un, come dire, una guida per la coltura del miele. Sì, il giardino della regina saranno le nuove idrovie. Ciao Ravan, ti adoro anch'io. Benvenuto. E vai un giocato. Va a fare un giocato. Ah, erano delle api. I didn't capito. Grazie Nico Bari della sub. Scusami Nico. Ho avuto Arturo il Pauro. Dopo Nedo il... altro alberello. Right. We can do it, soprattutto per avere un po' di lore. Un po' di tè. Spillare un po' di tè. A queste apine. A questi apinidi. Maledetti pesi del caso. Ok.
Oshi. Ok, proviamo a farla piantare lì, perfetto. Ancora grazie a Mr. Jolnir Holder che si abbona. Piantati, benissimo. Piantati ancora. Oh, stupide ste api, eh. Ah no, ok, non così stupide. Non si è buttata. Era morto lo stesso. Sì. Tardi, fe. Tra l'altro non abbiamo mai più potuto potenziare la culea, ovvero perché ci mancano... È destino che non deve saperlo. Scusami, Ferdi. Scrivi, ora ti leggo. Scusami, ero troppo concentrato. Abbiamo zero minerali terrei. Ovo. Minerali terrei. Cristo. Si rompe davvero sta cosa? No, ok. Per un attimo ho detto è crepata, magari si rompe. No. Eh no, non c'è Cornifer perché lo segna come comunque mappa dell'antico bacino. Se chiudi gli occhi sarà infetto. Hollow Knight. Bravi. Bravissimi. Hornet sai che vuol dire? Vuol dire tipo calabrone, se non sbaglio. Però non penso che sia un calabrone, raga. C'è un calabrone banalmente perché vola e punge. È un ragno. Mappa delle frontiere? Eh sì, frontiere del reame, scusatemi, non antico bacino. Scusate, scusate, ovviamente. Allora, abbiamo preso tutte quante le cose. Possiamo scendere giù dall'albero, sono finite. Non ho controllato perché stavo cercando di leggere Ferdi. E non so se abbiamo... No, non lo so dell'albero, ragazzi. Stavo cercando di leggere Ferdi e non so se... Li ho finiti? Ho sbloccato, ok. Pensavo ce ne fossero altri più avanti, perdonatemi. Perdonate il distraggo. Eccoci qua. Hornet B è un tipo di vespa. Tribù coriacea, certo, lo vedo. Luce familiare. Cosa ti è familiare di questa luce? Il fatto che sia sui toni dell'arancione questo luogo come la melma? Non lo so. Coriacea sicuramente, sono molto resistenti. Persino le costruzioni. Sì, io penso che sia familiare perché è sui toni dell'arancione. Forse per questo. Nessun segreto segretante? Nessun tremolio? È tanto che non troviamo un tremolio. Foggo. Queste api sono in sul. Sei grosso. E sei tipo un calabrone. Ah, vai a fanculo. Sapevo io. Facciamo lo sbatacchià. Ok, buono. Distruggere. Quindi è molto arrabbiato lui. Perché vuole distruggere? Forse vuole distruggere me per non farmi arrivare dalla regina. Vorrei provare un altro. Se non ci puoi arrivare. Vieni, bro. Fate delle craniate incredibili. Ok. Non ti avvicinare. Questo però è piccolo. Ti ammazziamo per poter fare gli esperimenti col grande in libertà. È morto? Ah no, ok. Pensavo solo se è splatterato. Ti prego. Distruggere, ok, dice solo distruggere. Di lui forse, vabbè, era semplicemente il soldato che doveva distruggere. No? È una bomba che vola. Guardiana dell'alveare. Protegge l'alveare cercando di schiantare gli intrusi col suo pesante corpo. Sì, il distruggere è semplicemente reminiscenza del suo ruolo. Nient'altro. Non dirmi che casualmente è successa una cosa, no, ma pazzesco. Io ho visto che si è liquefatto qualcosa qui. Mi sa che è successo, oddio. Non lo so. Ma lol, muoro. Io non so cosa sia successo, ragazzi. Io ho solo visto che a un certo punto lui si è liquefatto e ha spaccato una cosa.
Sì, silenzio per ora, tanto me ne accorgerò, immagino, se è successa. Merda, mi ha fatto malissimo. Ha rotto qualcosa, ragazzi, perché solitamente non fa quello splat, splat, splat. Quindi è sopra quello che cerco. Perché si è schiantato di sopra e ha fatto una sorta di splattino. Qui. Che però Dio solo sa cosa abbia portato. Grazie Steel Dragon. Quanto siete esagerati. Ah, io non ho capito. Però credo sia successo là sopra, chissà. Grazie Tello della sub. 23 mesi insieme e 13 di fila. Passo e me ne vado per recuperare l'ultima live in past. Grazie mille. Allora, andiamo su. Secondo me il continuo è a sinistra, quindi andiamo su. Oddio, aspetta. Vediamo prima se a sinistra c'è qualcosa o si ferma con una dead end. C'è qualcosa. No. Anche questo sembra un avanti. Andiamo su. Andiamo prima su. Cristo. Si è buttato subito Gianfranco. Ah, sta rompendo sti co. Quindi avrà rotto una pedana. Allora però non li dovrei ammazzare. Li dovrei lasciar rompere le cose. A meno che io non possa romperle autonomamente, ma non credo. Ora in questo caso. Piccolo aneddoto, al lancio non c'erano libri in queste stanze, sono stati aggiunti con un aggiornamento successivo. Ah, ma pensa, Fe. Non lo sapevo, ovviamente. Comunque non stiamo venendo danneggiati particolarmente in questo luogo. Ok, ma è una vera e propria mappa grossa. Io pensavo che fosse un segretino che si sarebbe consumato presto, ma non sembra essere questo il caso, ma che roba. Qua c'è Soldopoli, vediamo se finisce. Se no andiamo comunque prima a destra. C'è tutta la strada a sinistra. Ce n'è da fare qui. Ce n'è da fare qui. Come ci arrivo? Come diamine ci arrivo? Da sotto? Non penso sia worth un segnalino. Oddio però. Sembra davvero possibile. No, è lo stesso che ho appena fatto. È un sopra. Segnaliamo, dai. Tanto abbiamo perso diversi segnalini neri. Andiamo verso destra. Ok. Via. No, ma quanti soldi. Non so che cazzo farci. Sento un rumorino di un oggetto. Facciamo prima il clear della mappa. Penso di aver sentito il rumore di un oggetto. Muori, bastardo, muori. Perfetto. Ah, lui libera comunque tutte le api quando muore. Un upgradino non mi farebbe schifo. Pensare che faccio due hit su queste apine di merda mi fa pensare di non essere particolarmente preso male. Cioè, preso bene con il danno. C'è un oggetto. Facciamo prima a schiantare lui, sì, vieni. Vieni, vieni. Bravo.
Devo aguzzare. Ecco qua. Vabbè, si rompe, no? No. Quindi queste sono cose che devo far rompere, mi sa, a Gianmaria. A parte che non si gira la parte giusta. Mi serve che la rompa Gianmaria. Ecco Gianmaria, vai. Vieni qua, Giammo. Vieni, Giammo. Giammo. Ah, due Giammis meglio che uno. Madonna, veloce lui. No, no, buoni, buoni. Grande Giammone. Grazie, Axo. Grazie del ride. Benvenuti a tutti, ragazzi. Grazie mille. Stiamo giocando Hollow Knight. Grazie davvero. Grazie. Benvenuti. E un salutone. Va bene, Mario. Ok. Vediamo se ci ridice distruggere. No, si è rotto il cazzo. Proprio spammando. Ah, no, ma era uno di vita, non l'avevo visto. Ragazzi, l'avevo visto. Benissimo. E possiamo far proseguo sia a sinistra che a destra, immagino. O era un'obbligatoria? Non mi sa di no. Perché in teoria l'avanti è per di qua. E infatti, allora andiamo prima a sinistra. Veniamo da una Nuzlocke persa dopo un triplo crit di un Lillipup. Ragazzi, Machamp mi fotte la... Machamp di blu, tra l'altro. La Nuzlocke di oro. Oro i... Mica passa, ok. Ah no, ma non è quella. Dai, Marione. Stai fermo. Ragazzi, le Nuzlocke perse sono purtroppo alla base. Gen 9 direttamente in Nuzlocke. Spero che non ce ne sia il bisogno, amici. Uno shortcut. Non capisco per dove, ma... Oh. Ah, forse pensavano i ragazzi di prima che mi avesse aperto lo shortcut. Non me l'aveva aperto, nel caso. Sì, era sul silver, perdonatemi. Allora, quindi siamo tornati qua. Siamo tornati in via del godimento 37. Visto. Sbagliando il pogo jump contro sti cosi di continuo. A sinistra ci dobbiamo ancora andare, ma... qui dovevamo no, qui non dovevamo controllare niente, semplicemente dobbiamo andare anche a destra. Quindi ci conviene riusare lo shortcutolo e andare a destra. Cristo. Non può aprirlo, by the way, ok. Ok. Godimento abbastanza notevole. Andiamo verso il Baxo. Poi verso l'Aruto. Grazie Kaido Mick della sub. Qualche giorno fa mi è ricapitata la tua recensione di Xenoblade Definitive Edition. E niente, mi ha convinto e stasera si inizia il viaggio. Bro, non te lo dimenticherai mai. Incredibile. Intanto meno 16 sub alle 4600. Grazie a tutti coloro che mi aiuteranno a raggiungere questo obiettivo. Abbiamo le sub in regalo, le sub prime. Grazie. Siediti Saido. Dove? Avete visto una panchina? Adesso una panchina. Il panchino ti chiama. Dove avete visto la panchina? Ma c'è panchina qui. Xenoblade c'è per Switch, assolutamente. È esclusiva di Switch e vabbè poi Wii U. Il X. Ma gli altri due, il Cross che dir si voglia. Gli altri due, uno l'hanno fatto in versione remaster Definitive Edition e l'altro è per Switch. Ok.
Sembra abbia una gas mask. Credo sia la regina, ragazzi. Sembra una guerriera con due uncini, non capisco. No, è una statua e basta. Non ti credo. Ecco. Oddio. Ok. Allora forse è una statua. Cavaliere dell'albero, che bello. Niente curarsi, fa culo, oddio. Oh, che culo. Curati. Devo curarmi adesso. Che rischio. Ah, mi ha ucciso malissimo. Che forte. Va bene. Che forte, mamma mia. Mi ha devastato. Fortissimo. Niente kaiju battle. Va bene. Andiamoci veloci. Voglio subito ritraiare. Bello, sembrava bellissimo sto boss. Sembrava anche tosto. Però non devo prendere danno. E devo... No, ho sbagliato strada. Devo inserire nel combat system... Questi dash, perché d'ora in poi credo che il gioco mi voglia far dashare. Non è una roba del tipo puoi dashare se vuoi. Ci sono degli attacchi che richiedono il dash. Tante volte mi è sembrato che dashare fosse l'opzione. Devo inserire nell'equazione sta cosa. Devo capire peraltro se sono colpibili. Holy fuck. Ho sbloccato la descrizione pazza suprema. Guerrieri feroci e leali. Preparati a combatterli fino alla loro morte se decidi di invadere il loro alveare. È vero. Ho proprio visto delle finestrelle. Madonna che fastidio. Che si aprivano unicamente con il dash oscuro. Devo provarlo su piccoli nemici. Tipo qui, no? Io posso fare questo? Assolutamente. Mentre lui... anche lui. Cioè, non copre poco. È che l'ho provato con quei vermoni che erano giganteschi. Ma è shortcut qui. Non mi conviene fare sta roba. Shortcut. Shortcut e via. Shortcut e via. Ora non moriamo qua in questo posto stupido. Perfetto. Speriamo che sia abbastanza prendibile prima. L'anima vuota. Sì. Vieni, vieni. Vieni. Dai, un falficoso, vieni. È come gli altri. Lo sto osservando. Mi attacca. Torna indietro al luogo di morte, tra l'altro. Alle mie stesse corna, sono io. Focus. Let's go. Giusto. Anche prima mi hanno millato vita. Devo solo evitarne in realtà. Ecco qua. Ecco qua. Ecco qua. Ecco qua. Ecco qua. Ok, attenzione. Ok. Ok, puro. Ok, ah. Che sfiga.
Ah, non posso, ok. Ah, fuck. Ok. Ah. Ok. Oddio. Ok. Sono safe. Questo è il curo spot. Morto? Ah no. Quando ti sveglierai l'alveare. Beh, che c'ha da farglielo al boss? Non ti sveglierai chi? La peregina sta dormendo? Non dovevo. Non c'era range. Non è morto, è solo stunnato. Ok. Spot di cura. Ancora spot di cura, non mi prende. E invece sì, col culo proprio. Oh shit, ok, questo è il momento schivo. Ah, però tu continui ad attaccare, non sei fair playatore. Ok. Come? Mio. Sì. Via. Via. Ok. Ti farti male. Ok. 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 Ah, devo andargli incontro. Ok, qui ce la faccio. Curarmi anche doppio. Anche triplo. Let's go. Ah, non t'ho visto. Bravo. Ok, vai. Colpire e stunnare magari. Perfetto. Curo, curo, full curo, curo, full curo, curo, full curo, curo, full curo. Ah. Bene, bene, mi sta insegnando il dodge questa fight. Ah. Devo imparare ancora di più. Bene. Ok, sono safe. Di nuovo. Ok. Andiamoci pesante qui. Yes. Dai. Questo, questo, questo. Cosa fai? È morto. Quando ti sveglierai l'alveare. Bello. Bella questa boss fight. E avete visto? Che vi dicevo? L'ho capito subito quando sono morto. Ho capito che voleva insegnarmi il dash. O comunque, si stava inchinando, mi è sembrato anche a me. Questo qui, dashandolo, diventa abbastanza easy. E devo imparare a farlo. Piccino. Non so se si è inchinato o si è girato a guardare quella statua, che non credo a questo punto sia la regina, forse è una statua davvero. È stato dei guerrieri. Quando ti sveglierai l'alveare, quindi sta dormendo la regina? Però non è uno dei sognatori. Forse semplicemente... Perdeva melma comunque, giusto? Vabbè, questo si fa senza dash se non lo hai, ma sicuramente si fa, però... Immagino che sia molto più difficile. Ti pare? Sì, infetto, ok, ok. E allora forse la regina è in uno stato bizzarro. Ah no, è proprio la regina, eh. O comunque è un vespone. E allora forse sì, quando ti sveglierai l'alveare è perché in questo momento è tipo in uno stato comatoso. Però non sembra dormire. O forse sì. Ma... Ho capito ora com'è fatta la faccia. Non ha una gas mask, quelli sono gli occhi. E sopra ci sono le cigliette monomoniane. Quindi forse sta dormendo tipo così. Mike mi ha mandato un calo. Forse è morta. O sono quattro occhi. Però comunque sta dormendo. E credo che... Sangue dell'alveare. Guardiamo anche poi il diario. Una pepita d'oro formata dal prezioso nettare solidificato dell'alveare. Quindi è l'equivalente d'oro, dell'oro, il miele qui. Chi lo indossa verrà curato nel tempo. Bello, ma no. Regen in questo gioco mi darebbe fastidio. Cioè, ok, occupa 4 slot, però secondo me è comunque fortissimo. E comunque mi toglie una delle parti importanti del gioco, capire le finestre di cura.
Non è bello quanto penso? Vabbè, comunque non voglio usarlo. Mi piace pensare a quale possa essere la finestra di cura. Mi dà un bel trigger mentale, la scossettina figa, il... Ah, ho capito dove curarmi, quindi non lo voglio. Anche se fosse forte. Ragazzi, meno 16 sub intanto alle 4600 sub. Grazie mille, grazie mille. 16. Se volete provare a subarvi, passate il mouse qua sul mio nasino. Se vi esce un tasto con su scritto Free Sub Ready, lo cliccate e siete dei nostri. Fa schifo addirittura. Non lo definirei che fa schifo, però... Così a pelle intendo dire, poi. Leale protettore, il cavaliere dell'alveare della regina dell'alveare, incapace di volare ma feroce in battaglia. Alcune creature nascono con le idee di dovere e lealtà impresse indelebilmente nelle loro menti. Sono forti, ma sono anche schiave. Certo, perché è una questione istintiva per le api, quella di servire la regina. Credo che... Posso darvi una lettura poetica di questa descrizione? La regina sta dormendo da tempo in memore, ok? La regina sta dormendo da chissà quanto. Lui è nato dopo, perché questo regno è caduto da tantissimo. Ma lui è nato con l'istinto di servire una regina che sta dormendo e che non ha mai conosciuto e che quindi gli fa dire: quando ti sveglierai l'alveare io l'ho protetto. Ed erano infette, sì. Quindi niente, il boss era lui. Mi aspettavo di dover sfidare... È morta. Mio cavaliere, finalmente sei libero. Piccolo esserino, conosco quelli della tua specie. Ah sì? Dimmi di più. Se vuoi far luce sul tuo passato, grazie di darmi questa carezza sul pisello. Se vuoi far luce sul tuo passato, allora sappi che non sono io la regina che stai cercando. E quindi sì, c'è una regina del re. XD. C'è una sola importante. E quindi, questo re di merda, comunque, aveva condiviso il segreto dei ricettacoli con i regnanti dei sottoregni di Nido Sacro. Non sono io la regina che stai cercando. Sono gli esseri pallidi. Che in teoria però non ci dovrebbero essere. Gli esseri pallidi sono palesemente i servitori del re bianchissimi che abbiamo visto anche all'antico bacino. Però l'uro verme è l'ultimo della sua specie, quindi affiliato. Ci hanno detto che l'uro verme era l'ultimo rimasto della sua specie. Lui è pallido, altri sono pallidi, vuol dire che lui è riuscito in qualche modo a riprodursi con questa regina. Sono gli esseri pallidi i responsabili della tua condizione, anche perché non è neanche così improbabile. Nido Scuro sembra in realtà il regno dei figli di Erra. Quindi perché non Nido Sacro il regno dei figli del re pallido? E gli esseri pallidi saranno gli esseri superiori? Saranno anche gli esseri superiori? Anche se questo alveare esiste in seno a Nido Sacro, noi non prendiamo parte ai suoi tentativi di sopravvivere. Finalmente la conferma esplicita di una cosa che avevamo capito da tempo, cioè che il nostro nascere è parte del piano di sopravvivenza. No, dimmi di più, ti prego. Opporsi alla natura è una follia. Minchia. Tu, sposa di Firenzo, ogni cosa deve accettare la sua fine. Opporsi alla natura è follia. Ogni cosa deve accettare la sua fine. Ci darà una boss fight, ragazzi? Colpirla? Posso farla trapassare? Secondo me vuole essere aculeata. Ragazzi, secondo... Ok, nessuna boss fight. Secondo voi... Ma Genocide... Voi lo avvertite... Parliamo di questa cosa. Voi la avvertite come un'azione negativa? Negativa? Cioè,
questi esseri non sono completamente morti. E lei sta dicendo che non vuole che ci si opponga alla natura. E io credo che non sia molto naturale essere qui. È ancora una discussione aperta nel fandom. Mi fa piacere in realtà sentirmelo dire. No, e allora diamo un riposo. Non è killata. Diamo un riposo a questa povera vespa. Non si sarebbe svegliata mai. Cosa fa? Sta qui a guardare in eterno il suo alveare marcio. Per me abbiamo fatto una cosa estremamente umana. Allora, non ci resta che andare a sinistra e sperare che quel punto, anche se mi torna poco, sblocchi Godopoli. Ragazzi, già 2 ore di streaming. Vabbè. Per carità, abbiamo cominciato dopo 40 minuti, quindi è solo un'ora e 20 di gameplay. Però, come vola il tempo con Hollow Knight. Come vola il tempo quando si muore su Hollow Knight, mamma mia. Ti ha detto di cercare la vera regina, sai cosa fare? Assolutamente, perché si vede che quindi il giardino della regina ci darà proprio lore sui... rule, stavo dicendo. Lore su... sui ricettacoli. Allora. Non ci resta che piangere. Cristo. Qua non ci siamo mai stati. Abbiamo un bel seggiolino. Ma guarda, tipo nel culo e porto 3. Madonna, ragazzi, ha fatto uno slide da pro, sto coso, sto vespino. Merita di essere combattuto. Cioè, merita di morire con onore. Poi, sono curioso, poll in chat. Per voi è etico colpire gli spiriti? Fatemelo sapere. Sono curioso, per me è sempre di più. Però è anche vero, è anche vero che Melemo, allora Melemo ci dice di non disturbare gli spiriti che dormono nelle terre del riposo, pena il Sekiro che ci attacca. Però quelle sono le terre del riposo. Cioè, dormire e riposare alle terre del riposo sembra una cosa bella. Rimanere fermi qui a contemplare in eterno il tuo regno che marcisce, non lo so quanto possa essere una cosa bella. Forse è vero, avete ragione, dipende dal personaggio e dal contesto. No, è finito. E allora aspettate. Fatemi controllare un'ultima volta quella roba. Dipende dal contesto e dal personaggio, forse. Dal luogo in cui è seppellito il PG. Dipende da tante cose, effettivamente. So segreti, vero, che non sto vedendo. Cazzo ci si arriva. Influenzi troppo le polse, sei un bravo influencer. Va bene. Grazie, Fer. Il mio lavoro è fare l'influencer. Aiuto. Provato. Questi qui da skippare comunque sono Dark Souls 2 level, e ti rendono la vita un inferno. Scusate, prima volta. Forse devo attirare. Grazie Lorenzo della sub. Così come il mio lavoro, rendere le pull non di parte. Ok. Ok, da qui va ammazzo tutti. Fatemi vedere un attimo se ho missato qualche segretino sopra oppure no. Magari c'era qui una parete da rompere e non l'ho rotta? Un'altra di quelle robe spaccabili da Mario? No. Però magari su sì, mi sono reso conto dopo della meccanica dello spaccadut.
Sì, ho visto che mi tolgono 2 punti vita, ragazzi. Mi leggo, ragazzi. Cristo. Ovviamente. Per fare il respammino stavo morendo. E a volte penso, dai, spammo. E ce la faccio, no? E sopravvivo. Dai, dai, dai. Voglio skippare. Non c'ho voglia di fare sti mob. Cristo. Che puttanaio. Però rende bene la pericolosità degli insetti col pungiglione. Niente, vanno fatti, ragazzi. Non mi fanno salire in pace, altrimenti. Ok. Attenzione a bombolo. Bravo io. Ok. 2 e 3 e 1 e 2. Però in teoria non dovrei ammazzare bombolo. Però non c'è un cazzo. Sento rumore di api, ma credo che sia solamente lo sfondo. Cazzo, ci si arriva. Potrebbe esserci un sopra? Sì. Potrebbe essere il sopra qui, guardate. Potrebbe essere il sopra qui. Volendo. Che ne dite? Sopra qui ti butti giù e finisci lì per un segreto. Basta. Quella luce è sospetta, ma sembra proprio un... Ricordati che puoi cadere da sopra. Andiamo via. Sì, sì, il segnalino l'ho messo, però per sicurezza volevo ricontrollare, ragazzi. Scusatemi. Sto giochino ti richiede di fare dell'attento esploro. Ragazzi, grazie mille della sub che è arrivata di Lorenzo prima. E siamo a... tra 3 minuti fa. Siamo a 15 sub. Dalle 4006, molto importante le 4006. 4007 poi si vede, ma le 4006... Ecco dei moscobuoi, in teoria. Dei moscobui. Molto bene. Grazie a Akimori che si abbona per il 7° mese. Ti ho letto in Dive, che bellissima interpretazione. Scriveva, nella Veteran Run ho detto che i regi hanno dato la conoscenza e la materia all'uomo e i ciottoli che usi per fare le ball sono... praticamente dei materiali dei 3 regi, cioè il ciottolo celeste che sembra glaciale, il ferro che è il Registeel e la roccia, l'ambra iniziale che potrebbe essere un po' regirocchiana. Bellissima interpretazione che non credo sia as intended, ma mi hai comprato. Se tu avessi fatto un video teoria ti avrei detto Pog. Allora. Sotto c'è la tranvia che però è quella che ho usato. Quindi andiamo sopra. Non sono io la regina che stai cercando. D'accordo, cara la mia Franca. Ne cercherò una. Ci sono api qui, quindi forse ci suggerisce che è da qualche parte di nuovo accessibile. Grazie ai desini della sub, l'alveare. Grazie, meno 14, no, meno 13 addirittura. Perché anche Akimori si è subato. Io qui ci posso passare perché ho la lacrima, ma prima... Oh no, c'è anche un sopra. Allora, ma dopo. Non sono la regina che cerchi, restiamo solo amici, vabbè. Vabbè, vattene a fare in cazzo per cortesia, Fra. Grazie. Grazie. Grande, Marione, grande. Poi tra l'altro praticamente qui c'è proprio il bosco. Guardate. Il bosco di Isma è qui. Grazie a Blaze Luca che si abbona per il 2° mese. Guardate un po'.
È proprio il bosco di Isma quello che vediamo. Avete visto? Proprio lui. Cazzo, fighissima sta cosa. Allora, fermi un attimo però. Prima esploriamo qua. Oggi quanto cazzo di esploro abbiamo fatto? Ancora le api qua. Ci deve essere sicuro sto buco. C'è anche un... Eccolo. Siamo? No. Ho sentito uno smuovino. Eccolo là il buco che cercavamo. Let's go. Ah, oh, che goduria, che goduria, che goduria, che goduria, che goduria. Che grandissima goduria. Guardate l'indizio di farti vedere le api fuori dall'alveare per farti capire, se tu non te ne fossi accorto durante il primo esploro, che c'è un collegamento, c'è cioè un buco dal quale queste api passano. E... figata. Bella. Ok. Quindi, come disse un vecchio saggio su YouTube, ergo sinergo. Andiamo avanti. Grande Mario. Game design. E ci siamo. Posso andare di sopra? Posso andare a Ismopoli perché da qui sono venuto. Cioè. Detto del saggio Redez, esatto. Cristallini della concentrazione delle anime. Scipalla. Ho visto che si può andare su, ma voglio vedere prima dove ci porta le lagopili. Credo in un posto che ho già esplorato a questo punto. Un bimbo, eccolo, bella. Il godurio. No, allora non ci sono stato. Che se no l'avrei. Eh no, sono proprio fuori dalla mappa, infatti. Da qui ho fatto il benì. Comincio a credere che dopo Hollow Knight Saido ha avuto un notevole sviluppo del senso di orientamento. Beh, obiettivamente è stato un grande allenamento. Grande, grande allenamento. Non mi resta che andare di qua, a sinistra, amici. Isma in teoria forse è altra regina. Non penso che Isma sia la regina. Anche se conosceva il cavaliere. Perché mi avete detto che Ogrim dovrebbe essere cavaliere. Potrebbe essere... Attenzione a non saltare troppo perché se no mi perdo i tremolini. Finito. Stiamo per tornare in mappa. Yes. Siamo tornati ufficialmente in mappa. Queste sono le idrovie reali. Finito. A meno che non si decida di finire le frontiere che potrebbero avere un linkino qui, che mi manca perché qui non ci sono arrivato, ma secondo me il linkino non è raggiungibile. Cioè è raggiungibile ma dalle frontiere vere e proprie. Quindi io farei un teleport e andiamo al canyon. Che ne dite? Andiamo al canyon. Giardini, io non so dove sono. Credo
Credo che sia il canyon, il luogo dei giardini ed è il momento di farlo. Io ti direi continua per la strada che non si sa mai. Quale strada, Fè? Questa? O quella delle frontiere? Non ho capito. O questa strada qua? Questa strada l'abbiamo già fatta, no? Me la segno già fatta. Non dovevamo finire in oscuro, non l'abbiamo finito. Ah sì, manca ancora una parte. Cazzo, è vero. Quella da cui sei uscito dalla... Ah, dall'alveare. E vabbè, dai. Tanto ci vuole poco a farlo. Sì, avete ragione. Dai. Facciamolo. Non lasciamo le cose a metà. Grazie Kevin Spal che si abbona per il secondo mese. E niente, secondo mese di abbonamento per questo canale scadente. Scherzi a parte, vi si vuole bene ragazzi. Avete ragione, avete ragione. Avete ragione. Manca veramente un cazzetto, facciamolo. Sì. Sono con voi. Devo andare un po' dritti così. Magari c'è un panchino, un pantera. Ci andiamo e via. Questo l'ho già fatto? Sto cado, sì. Credo. Sì, è Alvearopoli. Sono 5 ore divise in due live che provo a farti notare. Cosa? Scusate, mordeva il nasino. Non proviamo a lasciare le cose a metà, nido scuro, faccia del clan. Siamo arrivati. C'era Nedo il collego, possiamo fare il volo in realtà. Ah, qui è dove cadono i ragazzoni. E quindi dove c'è il... l'albero del... Uroverme. Urovermico amico. Vabbè, vado a sedermi nella panchina teleport, non ha senso. Basta. Tanto adesso sedendomi vedrò che ho completato. Chiaramente le frontiere le facciamo quando possiamo fare il Colosseo. Vediamo. Il completo. Bravi. Sì, avete ragione. Era uno spreco. Grazie Jerry Smith della sub. Sarebbe stato uno spreco. Sarebbe stato un vero spreco. Le frontiere le finiamo. Quando facciamo il più cosa? Ho appena usato la regina per teleportarmi, avete ragione. L'ho consumata. Cosa è successo? Cosa più? Stavo per fare qualcosa di tremendo? Questo era chiuso finché non ci passavi. Ti ho fatto venire apposta, perdona. Non ti preoccupare, non ti preoccupare, hai fatto bene. Allora. Andiamo. A Nessodo. Manca un pezzettino alle frontiere, lo so, ma mi ero già ripromesso di fare le frontiere solo quando i mod mi danno l'ok sul Colosseo. L'arena dei folli, ok? Non me ne vogliate, ma voglio tornare lì con Bottopoli. Cioè, voglio proprio delle botte allucinanti. Ho quante essenze? 1588. Magia, perché sì. C'è la banca lì? No, non li avranno i miei soldi. Maledetti. Principio. Cos'è questa roba? Che mercante è? Faccio prima andare a vedere. Ah, è la banca. È la banca, ok. Gio, Kalala. Quando potrò tornare in quelle terme deliziose, quelle acque sono un toccasana per il mio carapace dolorante. Li ridà, vero? Destio, Gio.
Ok, è una persona onesta. Ok. Va bene, 1450. Così vi faccio venire OCD problems. Zio Kalala! Madonna, sai do che diffidente. Oh, ragazzi. Sono arrivato dove sono arrivato, non fidandomi di nessuno. Zio Kalala! No, no, niente, ragazzi. OCD problem, mi spiace. Gio Calalla 4450. E si pogga. Dimmi Mono Monti, prego. Grazie. Ci eravamo ripromessi però di non sfare totalmente il piano di Monomon. E siamo contravvenuti a tal piano. Vabbè. Cosa c'è? Perché qui c'è un coso? C'è un geysero. Ah! È buono, ragazzi! È buono! Perché qui praticamente saltiamo sia poi la barriera di vuoto sia questo. Ecco come si. Poteva suggerirmelo che avrei potuto notare nell'acido questa stanza. Non so perché non ci sono arrivato. Gio, Galala. Sono loro. Sono loro, dai. Dai, ragazzi. Questo sarà il più grande episodio di edging della storia di Sidonia su Twitch. Ma mi sento sporco. Mi sento davvero sporco. Non posso entrare qui. Dio, maledicimi per ciò che sto per fare. Dov'è che è? Sopra. Sopra la cesta aperta. Adesso. Ok. No, 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 sì, dobbiamo farlo. Via, via le Mottonli, ragazzi, voglio viverla con voi questa cosa. Ehi, scusami per l'altra volta. Vorresti forse tentare nuovamente il viaggio per la tomba dell'amata di Cè? Sì. Accettare il dono? Sì. Non sai nemmeno dov'è Saido. Come no? È quello, dai, il giardino. È quello. È quello il giardino. Dai, è quello il giardino. Magari prima troviamo la cazzo di tomba. No, è Unchad questa cosa. Non posso farlo, non posso farlo per la dolente grigia. Non posso. Allora Ceti donerà questo nuovo, sacro, unico fiore. Come già detto, esso diviene prezioso
quanto il proprio cuore quando viene portato con sé. Se fossi ferito cercassi di cavalcare quelle bestie traballanti, anche questo si rovinerebbe. Anche se la mia fiducia è stata messa a dura prova, le mie speranze sono ancora con te, Lemer. Tanto immagino che a questo punto ne abbia infiniti. Grazie, Flow del Complesub. Questo non è Chad, è impossibile. Ok, quindi c'è una boss fight, mi state dicendo questo. Siamo tra un mese. Allora, stata giusta è indubbiamente questa, verso il lago blu. Attenzione ai cosi che si calano dall'alto. Li sento. Sta là sopra, vero? No, io non so, ragazzi, non voglio sapere, ma va bene che mi facciate foreshadowing di questa cosa. Cioè, mi fa piacere avere questa tensione, non sto scherzando. Quindi non è un problema. La metro si può usare. Non che cambi così tanto. Anzi. No, ok. Ehi! Cornifer! Ci incontriamo di nuovo, mio piccolo amico. Qui mi sento finalmente in pace. Ho già visto due volte questo mondo e anche se i miei servizi mi hanno privato della prima esperienza, sono contento di aver potuto ammirare la sua bellezza ancora una volta. E Cornifer, ragazzi, ovviamente volevo dire Quirrell, perdonatemi, ho detto Cornifer, la stanchezza. Scusatemi, scusatemi, intendevo dire Quirrell, scusate. Nido Sacro è un luogo vasto e meraviglioso, ma nonostante tutte le sue meraviglie, niente di ciò che ho visto era interessante quanto te. Ah, le mie lusinghe risuonano contro un silenzio impenetrabile. Mi piace molto. Incredibile. In realtà non posso parlare. Siediti. Vuoi sederti con lui? Posso acculearlo? Vivere un'epoca, ma ricordare così poco. Forse dovrei esserne grato. Credo di sì per quello che è successo. Grazie Angelo che si abbona. Grazie mille. Minchia, così pochi pensano che io non ce la farò? Ok, allora. Allora ci deve essere qualcosa di davvero. Per una chicca esce e rientra dall'aria, va bene. Grazie William or Michael della sub. Hype train in partenza. Ah, ha lasciato. È andato. Ha lasciato la culo, non vuole più combattere, vuole osservare. O forse si è ucciso, non credo. Non credo. Non voglio pensare che sia morto. Penso semplice. Oh, c'è un cuore. Da qualche parte, ma non è un cazzo miei. Non è il cazzo mio adesso. Non penso che sia morto. Ho finito la quest di Quirrell. La community specula che sia morto. A me non sembra morto. Non mi ha dato l'impressione che sia morto. Mi ha dato l'impressione semplicemente che volesse partire per viaggiare e ormai non gli servisse più la culeo. Voleva vedere. Quanti posti avrebbe ricordato? Minchia, sentieri infetti, stiamo attenti. Si è lasciato morire magari dentro il lago. Io non l'ho vissuta così. È una possibilità. Ma non credo. Comprino, abbiamo comprato tutto qua. Forse ci manca uno slot. Non abbiamo abbastanza Patmas Geo perché siamo dei coglioni e abbiamo depositato come dei cazzi.
Così cazzi che deposita. Sì, ma minchia, ma ora è merdopoli qua. Sentieri infetti di merda. Mio Dio. Le schifopoli. Sono stronzo. Esplodono anche per gradire. Ma tanto dobbiamo arrivare alle caverne fungine. Fare semplicemente 40 km che ci vuole. Esplode. Grazie Karaz Noctis della sub. Un'altra sub e parte live train. I 5 sub e andiamo a 4600 opoli. Ti prego ragazzo, non fare cazzate. Piuttosto crepa. E il nosabe, che cosa c'è dopo, però ragazzi, devo farlo. No, devo andare su. E andare alle fungine. No, sputano. Grazie Shiny Unchained. Abbiamo raggiunto le 4006. Ah, gli sputi non mi piacciono. Gli sputi non mi piacciono. Ok. Arturo il pauro. Il paguro. Che stronzo che sono. Ma come non è partito live 3? No! Ma sono sotto! Chianciaderia. Terzo. Chianciaderia. Ragazzi, non sono mai stato così unchad in vita mia. Questa è una giornata da ricordare come la peggiore giornata dell'Hollow Knight. La giornata in cui unchad die. Grazie Don Ludo Irrequieto, grazie a John Jans, grazie a Blaze Luca. Ma in che senso, sono quasi 2 anni? Grazie per tutto l'intrattenimento, scrive John Jans, e tutta la compagnia che mi avete fatto tra lockdown, clausure per studio e corse per consegnare i lavori. L'unico canale Twitch dove seguo con piacere anche i contenuti che normalmente non seguirei. Siete fantastici, continuate così. Grazie mille del messaggio, gentilissimo. Devo anche togliere il Patmas. No, ragazzi, che schifo. Non merito niente. Non merito questo pubblico. Non merito nulla. Non merito niente. Non riuscire a fare questa cosa mi rende estremamente triste. Ok. Ricorderemo questo come il giorno delle mandibole fragili. Grazie solo horror del ride, benvenuti. Siamo qui a dire quanto sono poco chad, quindi il pipo min oggi. Ok. Dai, questo è il giardino della regina. Ora non lo è.
Ah, è una mappa, non un posto. Grazie arrosto di sablo, che si abbona per il secondo mese. Ah, ecco perché mi avete detto che è impossibile, perché non è un posto, è una mappa. El no sabe. Let's go. No, no. Poro stronzo che pensa di non essere aculeato. Non posso svegliarmi. Quindi stai ancora dormendo? Hai gli occhi aperti però. Ti senti di dormire, fratello? È vero, c'è un qualche collegamento, ma non nel senso che magari ti colpisce nel sonno, ma che quando ti colpisce tu dormi? Forse perché appunto l'origine ormai è chiusa dentro il mondo dei sogni. Quindi hai un link anche con il mondo dei sogni. Grazie al sussidiario magico che ci scrive. Ciao, Said, una volta finito Hollow Knight ti consiglio di guardare la sua speedrun. Di chi? Buona continuazione. Di guardare la sua speedrun. Ah, nel senso una speedrun in generale di Hollow Knight. Ok? Va bene. Ah! Rimane qui così finché non crepa del tutto. Esatto, tipo sonnambulismo, l'ho interpretata proprio così. Ricoperto di vegetazione, il relitto spinoso attacca lanciando spine appuntite al suo corpo. Abbastanza straightforward lui. Quel dolce profumo brucia, questa è una cosa condivisa da tanti, il fatto che profumi la melma, la luce, gonnellica luce. Qui addirittura quindi la melma si rapprende, si cristallizza. Luogo molto speciale, eh? Il tuo odore ti ucciderò. Perché non sono infetto. Ma quindi solo il primo aveva la lore del dormire. Qui acculerò tutti. Tutti. Del Super Mario qui. Dove sei, Cornifer? Stavolta intendo davvero. Ah, siamo di nuovo al Kenya. Infatti qui c'era questo che ci avrebbe portato a Giardinopoli, mi sa. Vabbè, se ce la puoi fare, Saidonia, mamma mia, sto rallentato oggi. Via sta roba. Grazie a Empire Gaming che ci raida. Ragazzi, quanti raid oggi? Benvenuti, grazie Empire. Siamo su Hollow Knight. Arrivare a quell'Eva. Scusate, se abbandono i giardini della regina così come un palle. Però come si arriva a quella leva? Andiamo un po'. Forse dai giardini? Sembrerebbe la cosa più probabile. Ah no, aspetta, forse c'è un girello qui. No, no, c'è un girello qua. Posto. Posto. Andiamo via, torniamo ai giardini. Ok. C'è un cuoricino, ma l'ho già visto. Un rancidello che non dovrebbe sognare niente. Dammi sto ovo rancido. Non so di che fammene. Sa che la Sabaku Challenge non la vincerò, purtroppo. Qui sopra non eri andato. Dove? Ah, nel senso qua sopra. Eh sì, lo so che non ero andato qua sopra, però, ragazzi, ho detto una cosa per volta. Cioè, se volete ci vado, però il concetto era una cosa per volta. Il
Il canyon lo facciamo quando c'è il canyon, ma se siete turbati, allora lo facciamo adesso. Cioè, lo sapevo di non averlo fatto, però volevo semplicemente aprire la leva. Non era il momento, ecco. Probabilmente questo l'avevo fatto per forza perché c'è il... A sinistra mi sa che non l'ho fatto. E a destra c'è... Porco. Sto rigoglio che vedo a sinistra probabilmente non so che cazzo sia. Questo qua. Questo qui non penso di averlo mai esplorato. Perché qui c'è dell'acidume. Con nessun segreto, però... Rigoglioso. Non penso proprio di esserci stato. Ma ne ero consapevole, ragazzi. Però, cioè, volevo andare nei giardini della regina. Però ormai siamo qua. Ci sono venuto a episodio 3. Ah, davvero? Sono entrato qui dentro? Però non l'ho mai finito, mi sa. Sì, è vero, c'erano gli sciamani. Oddio. Però questo non me lo ricordo. No, questo non me lo ricordo. Ci sono le robe delle lumache. Ma questo gauntlet non lo ricordo. Solo la zona, ok. Il poggi rigoglioso. Questi porelli sono scarsissimi. Muoiono di single hit. Ok, shortcut. Ok, nella zona col geyser oscuro. Questo me lo ricordo. Cosa sei? Un potere? Quelli della parte in basso a sinistra dell'abisso. Cioè dell'antico bacino. Premi cerchio. Mentre tieni premuto su per liberare gli spettri. Ok, quindi è una spell fatta dalle lumache, tra l'altro. Fra. Si è spento il joystick, ragazzi. Ma come si sta scaricando? Ma è in carica, fratello. Carica, raga. Aculeino, ascoltami. E questa è un'altra magia sviluppata. Bellissima, proprio un pushback. Niente, disconnesso. Che attaccarlo alla corrente. Ok, è andata. Adesso gli è piaciuto attaccarla alla corrente. Prima no, adesso sì. Vabbè. Forse usandola... Sono proprio anime urlanti, quindi non è una cosa bella. Cioè, noi in realtà stiamo in quel momento probabilmente evocando dei morti particolarmente agitati. Qui... Ok, c'è più niente qua, vero? Dicevo, particolarmente agitati. Grazie Jabrix della sub. Stavo... Atmas geodata. Oh no, si è rotto il filo del joystick. È davvero un peccato perché sennò il joystick va... No, sì, è il pad. Avete ragione, avete ragione. Avete ragione, avete ragione. Sì, stanno proprio male i ragazzi. Sì, poi torneremo, ma non oggi. Oggi voglio fare un po' di giardini. Un po' di Patmas giardini. C'è per Nintendo Switch questo gioco? Sì, ma mi dicono che non gira particolarmente bene. Mi sbaglio?
Ah, gira benissimo, ok. Vada Dio, allora nulla. Avevo sentito dire che non girasse bene, nulla, nulla. Allora mi fa piacere sentirlo. Tre run, mai avuto problemi, ok. Ah, piccolo guerriero, anche tu vieni a metterti grande tela alla prova contro i membri della tribù traditrice. Dimmi di più. Cioè, la regina ha tradito. Nemici letali, quelli che vivono in queste radure. In passato sarei rimasta ben lontana da loro, ma le tue azioni mi hanno aperto gli occhi. Dobbiamo affrontare le nostre paure, altrimenti... Melmina. Se sopravviveremo tutti e due, potremo raccontarci le storie delle nostre imprese. Non vedo l'ora. Non morire, amico mio, Nokuninae. Qualunque cosa tu stia cercando, sono certa che quella tribù non prenderà alla leggera la nostra intrusione. Dimmi di più. È giunta l'ora. Affronterò le mie paure. Nola sarebbe fiera di me. Noi conosciamo solo la tribù delle Mantidi. Non credo che siano le Mantidi. Le Mantidi hanno un villaggio che è anche piuttosto lontano. Che è anche piuttosto lontano. La tribù di insetti non che non conosciamo. E hanno tradito. Probabilmente la tribù dalla quale viene la regina. Vedremo. E invece, signori, so proprio mantide. Quindi, grazie a X89 che sia buona per il secondo mese, quindi la mantide è effettivamente la regina. La quarta mantide è la mantide che ha disertato. Ci potevo arrivare perché ha disertato e quindi si è stanziata qui. Le altre sono originarie del villaggio delle mantidi, mentre la quarta, andando a divenire regina di Nido Sacro, è passata in alto. Loro vivevano qui e lei è andata qui, ma ha tradito? Quindi si è ravveduta? In ultimo è tornata a fare il gioco delle mantidi? Attenzione. No, io vi aculeo tu. No, 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 dove vai? Che fai? Hai rotto il cazzo. No, non la facevano sta spella anche le mantidi, le signore delle mantidi? No, no, tu adesso vieni qua e non rompi i coglioni. Dai. Posso tarpare le ali? No, ovviamente no. Torno indietro. Ecco perché traditrice. Non credo. Credo che questi siano o sono traditori delle mantidi e allora è finita lì, ok? Oppure hanno tradito il re e quindi sono tornate a fare il gioco delle mantidi, a odiare Nido Sacro. Una delle due. Lo scopriremo presto, immagino. Niente. Inaculeabile, amici. E qui casco. Qui assicurazione casco. Non si smuove. No, inaculeabile, purtroppo. Leggiamo un po'. Mantide Petra si nasconde tra il fogliame e attacca lanciando falci da lontano. In questo caso quindi le adulte volano. Con tante ali. Avevano queste ali le altre. Sono figlie del re e della mantide. Perché hanno le ali del re. Guardate le ali. Sembrano quelle del re. Mentre le altre mantidi, quelle piccine, quelle grandi non avevano proprio le ali. Vorrei leggere, se non sbaglio, una descrizione diceva proprio che le adulte non dovrebbero avere le ali. Quindi queste sono figlie del re e della mantide. Che cazzo stanno le mantidi normali? Eccola qua. Quando cresce perde l'abilità di volare. Quindi queste sono figlie del re e dell'amantide regina. Hera non è la moglie del re, per quanto potrebbe aver figliato con più regine. Di Ornett potrebbe essere anche la figlia del re, fino a prova contraria. Amici del grande wrestling, questi sono figli del re e infatti presentano le sue tipiche ali, che evoco anch'io quando
faccio il cazzo nel culo. A un certo punto piglio il cazzo nel culo fortissimo, cosa che oggi sto facendo da tutto il giorno. Mannaggia! E vinco. Ok. Come avete fatto a farvi bannare in emote only, ragazzi? Nuovo achievement. Ho visto un tizio bannato in emote only. Cosa avete fatto? No, non mi fido. Non mi fido per un cazzo. Ah, vecchio ban, ok. Sto dicendo, è assurdo. Non ci potrebbe essere un segreto qua. No. Pog. Guarda come escono fuori dai cespugli ambusciandoti. Bellissimo. Ok. Oddio, perriato il chakram. Ok, queste non cascano, però avevo fretta di fare il saltino, ma no, non cascano, cascano solo quelle di sotto. Ok, la panchina è su. Qui non c'è niente. Vorrei vedere prima cosa c'è qua sotto. Questo sembra piuttosto pazzo. Però io posso fare questo e fottere tutto il sistema? No, perché loro sono furbi. Avendo fatto loro il gioco hanno evitato questa cosa. Non so mica Game Freak. Ah, pure? Ma vaffanculo. Cosa avrò aperto? Ah, ok. Sì. Questo. Methinks. A me non ho ancora la mappa, tra l'altro. Avevo visto un cornifer. Quanto voglio andare avanti? Non troppissimo, ragazzi. Verso le 3 ore ittate mi fermerei. Ho visto la panchina, la faremo. Ho visto anche un cornifer. Forse sarebbe il caso di andarlo a prendere prima. Avevo vista la corniferanza qui. Se prima è il caso di andare da cornifer, così almeno ci orientiamo. Ok. Cioè, ancora andiamo. Calif, Celif, Efera, Orthop. Non è forse il posto più affascinante che tu abbia mai visto? Ci sono ancora tante cose da scoprire, anche noi stiamo per partire, ma non siamo ancora d'accordo su dove andare di preciso. Per questo stiamo discutendo, dovremmo davvero smetterla di litigare per queste sciocchezze. Destra o sinistra, qual è la via migliore? Dovrebbe essere così semplice, invece non riusciamo a trovare un accordo. L'altra sembra un po' strana, malata. Loro sono indecisi su che strada percorrere. Faccio una mietitura. Yup. No. Spiacente di non averti rivisto. Se ti senti sperduto, perché non vieni nel nostro negozio a Pulveria per comprare una mappa di quest'area? Ora è disponibile a un prezzo speciale. Ma pezzo di merda. Ma no. Allora mi tocca panchina e basta. Quindi quelli sono cuccioli di manti di quelli che si trovano a Verdevia. E effettivamente è la stessa. E ma allora anche io in qualche modo sono una mantidina. Anche se la mia testa è rimpiazzata con altro.
Perché non hai beccato Cornifer? E io che cazzo ne so, ragazzi? Io che ne so? Non ho fatto niente. Ah, guarda dietro, c'è il re. L'ho ucciso? Però non me l'ha segnato. Guardate, c'è il re lì dietro. Si era fatto costruire una statua nella zona della regina. Sono cuccioli di mantide, sì. Ma posso fare il ricarico eventualmente? Ritornano? Idolone del re, sì. In teoria allora sono anch'io un cucciolo di mantide, almeno nel corpo. Oddio. Ragazzi, ve la butto lì. Ok? Facendo una ricostruzione lineare quanto agghiacciante. Quelli sono cuccioli di mantide. Io sono un cucciolo di mantide modificato. Le mantidi, per qualche motivo... Ah, non sono cuccioli di mantidi, niente. Dove sono scritti nel bestiario? Sono già qui. Dicono che li ho già nel bestiario e non sono cuccioli di mantide. Ok, dove sono? Dove ce li ho? Non li ho mai colpiti. Li avevi nel bestiario. A me non sembra, però controlliamo. Ah no, c'erano, è vero. Ok, allora cosa sono? Cazzo sono? Mantide. Tra i primi mob, ok. Aspettate. L'ho visto al volissimo per un istante. Ok, ok, allora cosa sono? Li ho passati? No. Dove sono? Eccoli. È una mosca. Inoffensiva creatura volante che predilige gli orecchi tranquilli. Di solito viaggia in stormi. Però sembrano un po' me. Sconfigge ancora due. Grazie Such, che sia buona per il quarto mese. Ti seguo su YouTube da ormai un po' di tempo. Appena tu e Sabaco avete iniziato la veteran run su DS, sono sbarcato anche sui canali Twitch e ho iniziato anche a seguire le altre live. Immagino che anche tu abbia capito perché Hollow Knight è uno dei videogiochi preferiti di molto di noi, sì. Quando avrai finito tutto quello che c'è da fare e da speculare, ti consiglio il video dell'Hollow Knight di Moss, della lore di Hollow Knight di Mossbag. Me l'hanno già consigliato, sì, il più serrato sull'argomento. Ti auguro un buon continuamento, grazie. Grazie mille, Sock. Grazie. Sembrano un po' me. Stavo già partendo per la tangente. Stavo già partendo per la tangente del... Le mantidi sono da sempre immuni alla malattia, quindi il re turbofiglia con la mantide e in realtà se la sposa per questo motivo, per creare dei robi immuni che poi possono diventare ricettacoli. Grazie a Durian Grey, che sia buona per il 13° mese. Prima di andare a nanna non potevo che fare il resubo. Dicono che faccia dormire bene. A parte tutto, forte abbraccio a te Chiara, minore di 3, grazie. È vero, tanti sembrano noi, effettivamente. Allora, abbiamo panchinato, ma non possiamo corniferrare, Dio solo sa perché. Io non sono mai stato qui. Non so perché Cornifer non ci sia. Tra l'altro sti cazzo di rovi ancora, non abbiamo capito da dove arrivano, forse dalla regina? Facciamo un check, vediamo se perdono melma queste mantidi, non ho guardato. Sono un cazzorre, stavo andando di qua, vero? Poi la prossima volta, ragazzi... però... Allora, io vorrei ancora andare avanti un po'. Però...
In realtà senza mappa dovrei tornare a Pulveria, comprare la mappa, poi tornare qui. Esploriamo st'area, poi torniamo a Pulveria, salviamo sulla panchina e buona. Vorrei un'altra mantide, per fa please. Ush. A me piace quando incalza questa musica con gli archi. Questa sarà tosto, eh. Ok, fammi vedere dove. E proprio fa tutto il rischio qui. Il rischia tutto, quindi, di conseguenza. Eccolo, 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 dascino. Pane e vino, via. Refresciamo lo saruto, eccoci qua, via, via. Vi facciamo un... Esatto, poi qui picked, poked, pooked. Qui e sblobidi. Sblobidi fallito. Ok. Cosa manca? Ma se muoio devo rifare da capo? No, perché ci sono ancora le robe in giro. Devo solo vedere dove cazzo ero. Questa è performance. Invece sì. O no? No. E allora dove cazzo ero arrivato? Sì sì, Zoronia ragazzi, io... Figuriamoci. Mi avete detto oggi che riesco a non perdermi, ma è tutto fake. Ah, ok, era qui. È tutto Faruso. Ok, mi hanno dato il sapere pazzo finale. Finito? Sì. Andiamo assolutamente a alberare. Miei dudi. Miei dudi. C'era un'altra strada comunque a sinistra. Io sono venuto da qua. C'era un'altra strada in basso a sinistra. Un pertuge. Però andiamo prima di qua a sto punto. Lo stronzo che sono. Alberello. Foglie di splendore. Radice pallida. La radice pallida credo sia l'albero bianco che vediamo anche nella zona del cadavere dell'uroverme che è sotto frontiera del reame, sotto l'arena. Un abbraccio all'amico di Pike Liu che compie 20 anni. Let's go. Radice pallida, si riferisce probabilmente all'albero del re. Foglie di splendore, ci sta perché il re è lucente. E allora c'è un albero melmoso. Ma quindi la melma che cos'è? L'anti-albero del re? La radice pallida, le foglie di splendore, sembra proprio l'albero dal quale nascevano gli urovermi. E allora la melma cos'è? Un albero nel quale invece nasce la malattia? E il nu musica. La storia si fa interessante. Ok, io e te aculeiamo. Mangiare. Grazie Cri della sub, auguri Luigi, ciao Saido, grazie mille. Complimenti per il risultato al 7 fiori. Sì, aculeiamo. Sicuro buio, anche tu. Ok, pensieri un po' generici. Provo un'ultima volta perché sei una mantide e te lo meriti. Però sì, è super infettata la mantide, quindi le uniche mantidi che non sono infette sono quelle del villaggio delle mantidi. Quindi, abbiamo due opzioni. Non sembrerebbe avere le ali, perché la prima opzione è figliando con il re, sono esseri misti e quindi sono infettabili dalla melma, oppure B, vivendo qui si sono infettate, in realtà il villaggio delle mantidi non è dipendente da loro rimanere sempre sveglie o avere qualcosa di speciale negli organi, ma è banalmente una questione geografica. Vieni, vieni.
Luce pericolo. Avvertiva prima di morire il pericolo. Sentiamo un po' che ha da dire il bestiario. Una volta membro della tribù delle Mantidi, ora bandita. Una volta membro delle della tribù delle Mantidi, ora bandita e resa folle dall'infezione. Grazie a Paro che sia buona per il sesto mese. E sono 6 mesi che il mio Prime non abbandona questo canale. Grazie per i contenuti che ci hai portato in tutto questo tempo. Comunque so che è tardi, ma quanto vuoi arrivare in fondo al giardino stasera? A quanto vuoi per arrivare in fondo al giardino? No, ragazzi, in fondo al giardino non riesco. Fatemi un attimo ragionare su sta cosa. Una volta membro della tribù delle Mantidi, ora bandita e resa folle dall'infezione. E allora... Il tradimento è la seconda opzione. Hanno tradito nel senso che la tribù delle Mantidi, che era qui, prima aveva tutte le Mantidi, poi queste Mantidi sono state bandite, credo perché seguaci della regina che ha sposato il re e loro ce l'avevano già detto che odiavano Nido Sacro, sono state bandite tutte quante le Mantidi che hanno voluto seguire la regina. Che ne dite? E ora infetta, a questo punto potrebbe essere una questione geografica. Una questione di paura? Tutto è da... vedere, perché in realtà potrei dirvi che queste Mantidi, ma chi te l'ha detta sta cosa, Saido, su che basi? Cosa, Eternit, prego? In che senso chi mi ha detto sta cosa, su che basi? Non ho capito. Innanzitutto calmo e poi non ho capito. Una volta membro della tribù delle Mantidi, ora bandita e resa folle dall'infezione, e ci hanno detto che sono traditrici. E quindi calmo, tranquillo, non ti arrabbiare, Eternit, è tutto a posto, stiamo giocando a Hollow Knight, non vi arrabbiate. Quindi sì, sono state tradite. Ovviamente la teoria che sia la quarta manti della moglie del re è una mia teoria, una mia speculazione. La base è che c'è un trono rotto, c'è un trono spezzato, e quindi secondo me è per questo che è una traditrice. La mantide numero 4, questa è la base sulla quale mi ispiro. E loro dicevano di non voler fare entrare nessuno lì dentro. Non voler fare entrare nessuno. Sembravano praticamente autarchiche quelle mantidi. Chiuse dentro per resistere alla melma. E rileggiamoci le mantidi. Membro di una fiera tribù che protegge ferocemente il suo territorio. Sferra pericolosi attacchi con i suoi affilati arti anteriori. Se ti addentri troppo nelle foreste fungine, queste guerriere ti sbarreranno la strada. A cosa faranno la guardia nelle profondità del territorio? In realtà proteggevano l'accesso per Nido Oscuro, vero? Loro sembravano estremamente autarchiche, per l'appunto. Separatissime dal nido sacro, chiuse dentro come la città delle lacrime. Avevano il cancello davanti, sì, e ancora in realtà non so perché proteggesse, cioè perché bloccassero l'accesso al nido oscuro, perché ai tempi pensavo che fosse la cava dell'oscurità, ma in realtà era semplicemente il nido di Erra la Bestia. E quindi dicevo, ad ogni modo, torniamo al fatto madre. Il fatto madre è: queste mantidi hanno tradito, secondo me, perché hanno seguito la mantide che infine ha sposato il re. E quindi hanno lasciato, no? La loro tribù
sacra e autarchica per andare a Nido Sacro. È una nazione neutra, esattamente. Ve la raccontai come la Svizzera, no? Mi sembrava molto svizzera. Poi, però, le mantidi qui si sono infettate. Quindi, o è una questione geografica, o è una questione di le mantidi qui si sono addolcite. Addolcendosi, si sono potute spaventare. Mentre le mantidi che rimangono fedeli alla tribù hanno un'educazione militare talmente tanto forte che. Non si infettano. Ragazzi, siate educati con l'utente in questione prima. Chiedo all'utente in questione di prima di essere educato con me. Risposte un pochino acide. Sto speculando. Se non ci azzecco, non importa. Così mi fai capire che sono lontano in parte dalla verità, ma non serve. Il gioco prima o poi me lo spiegherà. Vediamo se ci danno altri pensieri. Oh, sweet spot. Uccidere, ferire, Godopoli impaurito. Via, via. Via, via. Mangiare quando? Impaurito. Purtroppo niente di che, ragazzi. Peccato. Sappiamo che le mantidi stavano in conflitto con quelli di Nido Oscuro in compenso. Era piena di cadaveri all'entrata. Vero, verissimo. Oh, un nobile? Beh, certo. La Wiki dice cose diverse. Forse sono le altre mantidi, ragazzi. Sono quelle che volano. Prima dimmi un po'. Troppo tempo passato insieme. Siamo diventati uno. Tu e chi? Chiave dell'amore. Ma restano? No, forse è semplicemente spawnata con. Siamo ninja come le altre. Troppo tempo passato insieme. Chiave dell'amore. Reca un simbolo d'amore. Con gli occhi cavati, ovviamente, come tanti hanno provato a sopravvivere. Forse la torre aveva. Vi ricordate la torre del piacere? O forse è una porta che ancora non conosco? Non saprei. Ok, ragazzi, tranquilli, basta, eh. È successa una cosa, beh, tranquilli. Sereni, sereni, ok? Suggerirei comunque lo stacchino, assolutamente sì. E lo stacchino a questo punto però si fa a Pulveria. Luogo nel quale. Anche perché sminchia sono. Mezzanotte e 40. Pensavo fosse più presto, ragazzi. Facciamo lo stacchino. Facciamo lo stacchino a Pulveria. La chiave è una forma di mantide, non mi sembra. Ok, allora. Andiamo a Pulveria e compriamoci la mappa. Tanto poi a tornarci non ci si mette nulla. Abbiamo la mappa. È easy. Non mi sembra forma. È tanto che non torniamo a Pulveria, tra l'altro. Saranno anni. Facciamo così. Facciamo così. Oh, Cornifer che dorme. Non dormire troppo, però, zii. Allora, puntina del tram, assolutamente. Questi tram sembrano macchine molto avanzate. Quei vecchi insetti dovevano essere dei tipi in gamba. Queste puntine dovrebbero essere perfette per segnare la posizione e fermate il tram. Va benissimo, non farò mai una cosa del genere. Una mappa dei giardini della regina, un rifugio reale nei pressi di Verdevia. Cornifer, a volte mi dice che sono la sua regina, ma di solito solo quando sono arrabbiata con lui. Credo che allora questa cosa fosse da comprare qui per leggere sta roba. Cornifer è finalmente tornato a casa, ma guardalo, è esausto. Fa sempre così. Si mette a cartografare un posto come un ossesso e una volta finito, crolla.
Immagino che dormirà per un bel po', perciò se anche sei a casa è come se fossi ancora sola. Probabilmente perché è l'ultima mappa che ho trovato. Che ne dite? Forse è l'ultima mappa che ho trovato. Ah, ma io amo quell'insetto. Cioè, l'ultima mappa da trovare, forse non ci sono altre aree. Ma io amo quell'insetto con tutti i suoi difetti. La sua passione per la cartografia è fonte di ispirazione per me. Corny mi chiede continuamente di accompagnarlo nelle sue avventure, ma ho sempre rifiutato. Forse la prossima volta dovrei accettare l'invito. Diverti nelle rovine. A volte mio marito mi parla di Nido Sacro come di un posto meraviglioso, ma altre volte sembra un luogo piuttosto spettrale e pericoloso. Sono contenta di non usare più la mia arma. Sei stanco e affaticato? Niente. Non da int. Allora aspetta. Che se puedo faccio direttamente il salvo alla panchina. Oddio, non manca tanto, sembrerebbe, per finirla. Però non la finiamo, perché se no andiamo avanti veramente fino alle 2 e non puede. No, allora ci fermiamo qua, ragazzi. Ci fermiamo qua sulla panchina, perché tanto manca poco. Cioè, ci vuole poco ad arrivare ai giardini. No, è perché sei arrivato al giardino troppo tardi. Se arrivi in un'area troppo in là, Cornifer se ne va e lascia il biglietto da visita. Ho capito. Quindi c'è un... Se io trovo troppe aree prima di quella che dovrei sbloccare, purtroppo perdo il dialogo. Prossima volta cominciamo, facciamo i bruchi, prendiamo tutti quanti i soldi, andiamo a comprare l'ultimo socket da Gianna, Giardini della Regina. Prossima live lunedì, credo, se non mercoledì, purtroppo, perché forse abbiamo uno spacchettamento di carte, ma vedo di piazzarlo in un pomeriggio, così facciamo lunedì sera. O magari fare proprio lunedì pomeriggio lo spacchettamento into Hollow Knight, che ne dite? Eh? Vi può piacere? Dai, me la studio così. Ragazzi, vado a dormire perché c'è ancora da finire i lavori per il video di venerdì, che è una bomba orologeria quel video, è incredibile, però ci vuole ancora tanto lavoro. Quindi perdonatemi, e anche, insomma, per far riposare un po' i moddini, che se no rimangono sempre poverini svegli fino a tardissimo e studiano all'università o lavorano e ogni tanto rimando a letto prima. Non vedo l'ora che tu scopri la verità sulla regina. Ciao, anch'io. Anch'io. Ragazzi, dai, facciamo lunedì sera. Va bene, ve lo prometto. Lunedì sera lo facciamo. Vi mando un abbraccio forte. Vi ricordo, per favore, domenica sera c'è il torneo di Unite. Iscrivetevi. Siete in 69 su quel Discord di Unite. Iscrivetevi. Per favore. Iscrivetevi al torneo. Non ci fate cancellare l'iniziativa, vi prego, vi scongiuro. So che è farraginosissima quell'iscrizione, c'è da mandare i documenti all'università, c'è da smazzarsi come la merda. I mod adesso ve lo linkeranno, ci sono 750 euro in palio. È una bella iniziativa, ci porterà a fare tornei con Amazon su Scarlatto e Violetto. C'è il primo team iscritto e sono contentissimo. Vorrei che ne raggiungessimo circa una decina di team per il primo qualifier, o almeno 5 o 6. Quindi ragazzi, mi raccomando, c'è già un team iscritto, ce ne sono altri 3 o 4 che si stanno iscrivendo, ne sono sicuro, uno è quello dei mod. Prima di andare a dormire, se avete un bel team di altre 4 persone oltre voi che sono universitari e vogliono giocare a Unite, o anche se siete universitari e non avete un team, vi smistano loro in un team e vi aiutiamo noi ad allenarvi insieme grazie al nostro Discord. Anche se non avete mai giocato a Unite, ragazzi, è un'iscrizione che dà benzina alla community e ci permetterà di fare delle belle attività su Scarlatto e Violetto con Amazon. Se volete che si collabori con Amazon per Scarlet e Violet, giocate a Unite, al massimo fate K, ma da benzina, se siete universitari ovviamente. Unite tanto è gratis. Grazie mille. Vi aiutiamo noi a trovare una squadra, ve lo prometto, prima di andare a dormire. Buonanotte e sogni d'oro. Grazie di essere stati con me stasera. 3 ore e un quarto di splendido streaming. Inside invece sicuramente martedì prossimo. Facciamo un raidino a Gian, se è online, mi dicono, se non c'è qualcun altro che non abbiamo raidato, ma c'è Gian con Have a Nice Death, che tra l'altro è un... Mi sono rotto il cazzo di tutta la gente in Home su Elden Ring, vedo continuamente thumbnail spoiler. Cristo. Finalmente questa settimana doppia live.
Re di Amojan, che sta facendo un gioco molto simile a Hollow Knight. Have a Nice Death, che in Early Access non voglio giocarlo, sinceramente, in... Gian, Andrea... Oh, non voglio giocarlo in Early. Voglio giocarlo quando sarà il momento. Uscito. Aspetta, c'è Loci? Loci mi aveva chiesto di raidarlo. Se c'è Loci, raidiamo Loci. Mi aveva chiesto di raidarlo, Loci. Se c'è Loci, raidiamo Loci. Raid Loci AF. Mi perdoni, Gian... Loci Tekken, ok, ok, andate da Loci che vuole prendere la partner, facciamogli prendere questa partnership, andate da lui. Ragazzi, il buona e il notte, Bap Nada.